Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo evento che, come avrete visto dal programma, abbiamo definito di passaggio. Siamo nell'ambito del progetto APVER, Apprendere per Produrre Verde, finanziato nell'ambito di un Interreg Alcotra. Avremo modo di parlarne in queste 2 ore insieme. Adesso 2 minuti di video per introdurci al pomeriggio. Un attimo di pazienza, dalla regia ci caricano il video. APVER, da progetto a sistema territoriale. Il progetto transfrontaliero APVER, Apprendere per produrre verde, si conclude. L'appropriazione da parte del territorio dei risultati di APVER è uno degli assi di lavoro nel percorso di costruzione dell'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile. APVER affronta i cambiamenti necessari alla transizione verso economie verdi e più sostenibili. Ciò che ha prodotto, sperimentalmente con il concorso di una pluralità di organizzazioni e persone, fa oggi dire che va data centralità ai processi di educazione, comunicazione e formazione. Ci sono inadeguatezze da colmare rispetto alle forme e ai modi attraverso cui le organizzazioni e le persone del territorio agiscono e interagiscono per promuovere e acquisire nuove conoscenze e competenze. APVER dimostra che un cambiamento è possibile a determinate condizioni e con l'uso di strumenti di conoscenza e dialogo condivisi. Come possono cambiare in questo ambito la scuola e la formazione professionale e parallelamente le politiche e le azioni degli altri attori del territorio? Come i soggetti pubblici e privati possono dare un contributo in risposta alla crisi attuale che alimenta differenze e diseguaglianze? Lo sviluppo sostenibile offre una via d'uscita alla crisi, non priva di tensioni e contraddizioni. Siamo in una fase in cui le regole, le interrelazioni tra i soggetti territoriali, le responsabilità e i processi che educano e formano le persone vanno ripensati alla luce di una nuova visione di sviluppo dei territori e della società. Cosa sia utile imparare, con quali modalità, risorse e organizzazione territoriale, non può che essere oggetto di un lavoro permanente tra gli attori del territorio. Si tratta di costruire una comunità di pratica territoriale per promuovere e sostenere nuovi apprendimenti orientati alla green economy e allo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni e tutti gli strumenti, visita il sito. Il video è comunque disponibile sul sito di progetto e è stato inviato anche all'interno dell'email, che avete ricevuto. Quindi comunque avremo modo di utilizzarlo e di vederlo nuovamente. Io mi presento, io sono Valeria Veglia, lavoro presso il Dipartimento Ambiente e Vigilanza della Città Metropolitana di Torino. Con molti di voi abbiamo già avuto occasione di lavorare appunto nell'ambito di questo progetto, con molti altri lavoreremo in futuro. Mi sono occupata dell'attuazione di questo progetto a supporto ovviamente dei nostri dirigenti che si sono un po' avvicendati appunto come capofila di questa progettualità che è finanziata nell'ambito di Alcotra. E con me hanno lavorato le colleghe Francesca Di Ciccio e Eleonora Vincelli, che sono anch'esse presenti. Hanno lavorato con noi moltissimi altri soggetti. Avremo l'occasione in queste 2 ore anche di conoscerne alcuni, vi renderete però conto che sono davvero tanti, tanti, e quindi ci scusiamo fin da ora se non tutti saranno citati. Quello che ci tengo però a dirvi in questa apertura è che trovo molto bello e positivo è che non siamo in un evento che chiude solo qualcosa, perché sì, noi chiudiamo quella che è la progettualità che abbiamo finanziato nell'ambito appunto dell'Interreg Alcotra, ma siamo in un contesto che vedrete illustrato nelle prossime relazioni favorevole, che ci consente di continuare a lavorare per arrivare effettivamente a tradurre in strategia, a partire da quelli che sono gli esiti di cui parleremo oggi, un po' appunto tutto quello che abbiamo prodotto.
Anche la partecipazione di oggi riflette un po' quello che è stato Appver e che ci immaginiamo che sarà appunto il futuro. Vedete che siete già moltissimi, ma le iscrizioni sono ancora di più e quindi immagino che si uniranno ancora altri soggetti. E il parterre è molto molto diversificato. Abbiamo tutto il mondo della scuola e della formazione professionale, abbiamo il mondo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, le associazioni, gli enti locali. Quindi abbiamo lavorato con tanti soggetti di queste categorie e li ritroviamo oggi. Andremo un po' velocemente, perché essendo in un online cercheremo appunto di restare all'interno delle 2 ore come abbiamo promesso. Inizialmente, come alcuni di voi sanno, avevamo previsto un evento presso il Museo Acqua e Ambiente, di cui siamo anche soci fondatori e che ha collaborato con noi comunque anche nell'organizzazione di questo evento online. Ci dispiace molto non poter essere presso la sede del museo, perché sarebbe stato decisamente molto accogliente poterci trovare lì. Appunto, per essere veloce, cerchiamo di arrivare, di entrare nei lavori. Avremo una prima fase di interventi che definisco un pochino più di contesto, e quindi andremo appunto a vedere dove i nostri risultati avranno la possibilità di ricadere, e cercheremo anche di interrogarci sul fatto che le domande, le ipotesi da cui siamo partiti siano effettivamente valide per il territorio. Quindi avremo questa prima parte, diciamo, più frontale, per poi aprire ad una fase di dibattito che, a partire appunto da quelli che sono gli esiti, gli spunti, gli elementi di cui avremo sentito parlare, comincerà a ragionare di quello che sarà il lavoro che apriamo oggi, ma in cui vi coinvolgeremo in modo ovviamente poi più approfondito e più preciso nel prossimo anno. Però appunto di tutto questo ci parleremo man mano. A questo punto io darei la parola, per entrare subito nei lavori, alla consigliera Barbara Zarà. È la consigliera del nostro ente. Le sue deleghe, solo a leggerle ci metterei 5 minuti, comunque ha tutte le deleghe che riguardano appunto l'ambiente, l'istruzione e le politiche giovanili, e ha seguito con noi APVER in questo periodo. A te, Barbara. Grazie, grazie. Intanto buongiorno a tutte e tutti, vi porto i saluti della città metropolitana e della sindaca metropolitana. Cercherò di essere breve, anche se devo dire che questa modalità necessaria per la situazione pandemica, come giustamente diceva Valeria, non aiuta sicuramente nella modalità, insomma, di relazione che a noi avremmo preferito sicuramente avere con voi. Allora, cercherò di farvi seguire attraverso alcune slide che condivido. Mi auguro che possiate vedere. Ok, partirei semplicemente da questo progetto, un progetto veramente importante, un progetto, a mio parere, fondamentale per il nostro territorio, quello di APVER, che, come ha detto giustamente Valeria, non è in conclusione, anzi è un momento particolare, da quello vorrei partire. I cambiamenti che sono stati richiesti nell'Agenda 2030, infatti, non possono prescindere da quella che può essere una vera e propria revisione di quelle che sono tutte le forme organizzative sociali, e sono proprio alla base di quello che è lo sviluppo che noi andremo a compiere nella nostra società. Uno sviluppo di tipo socio-economico, ma anche del benessere, della qualità della vita sul nostro territorio. E dobbiamo essere in grado di far questo passaggio generando quelle che sono le nuove conoscenze e nuove competenze. Per questo occorre proprio lavorare per quella che si chiama, noi definiamo, una crescita inclusiva. Cosa vuol dire? Noi stiamo vivendo, e lo sappiamo tutti, una crisi economica particolare. Sicuramente, oltretutto, la situazione del Covid in questo momento genera una crisi ancora
superiore e abbiamo la necessità però di un rilancio di quella che è la produttività. Ebbene, questo passaggio inevitabilmente deve passare attraverso la sua capacità, cioè la capacità del nostro territorio in particolare di innovarsi in senso green e sostenibile. Bene, questa crescita, questo passaggio non può prescindere assolutamente dal coinvolgimento dei giovani e in particolare delle nuove generazioni attraverso l'istruzione e la formazione professionale. Bisogna far sì che l'istruzione e la formazione diventi il centro, il fuoco nel quale noi andiamo a lavorare per rinnovare la nostra cultura economico-sociale. Fatto che come possiamo fare questo? Beh, dobbiamo necessariamente rivedere l'offerta formativa. Questa offerta formativa deve essere ripensata, in particolare perché vi è un gap sostanziale ancora tra l'istruzione, la formazione e il mondo economico-produttivo. E noi dobbiamo ridurre questa distanza. Quindi questo è un lavoro importante che è stato svolto proprio nell'ambito di APVER. APVER ha questo merito proprio di aver definito un quadro di cambiamento a supporto di questa transizione verso, come dicevamo, economie verdi e più sostenibili. Dire appunto che questo progetto si conclude è vero perché termina la prima fase, ma in realtà stiamo cercando di lavorare proprio affinché i risultati di APVER, un progetto del nostro territorio, sia la colonna portante, l'asse portante di lavoro per la costruzione del nuovo progetto che è l'Agenzia Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile che stiamo seguendo e stiamo iniziando in questi mesi. Quindi di APVER siano considerati risultati del territorio e poterli utilizzare poi nel percorso di costruzione della nostra agenda metropolitana. Io per questo ricordo due date, il gennaio 2017, che è l'anno di inizio del nostro progetto, e il dicembre 2020, cioè la data nella quale ci troviamo oggi. Ricordiamo che si tratta di una data posticipata nella diverse proroghe anche per causa del Covid-19 che ci ha portato proprio al termine di questa prima fase. E io per questo desidero in particolare ringraziare coloro che hanno partecipato insieme a noi, cioè i nostri partner, a questo cofinanziamento, a questo progetto ricordo europeo di Interreg Alcotra, e sono i nostri partner italiani, la città di Pinerolo e il CFIQ Piemonte, e per quanto riguarda i partner francesi, GIP FIPAN dell'Accademia di Nizza. Ma un ringraziamento particolare va al nostro soggetto attuatore, cioè l'IRES Piemonte, che è grazie all'IRES che abbiamo lavorato anche per la costruzione di una organizzazione territoriale. E voglio ringraziare in questo momento anche tutti coloro che hanno partecipato e hanno lavorato in questi 4 anni veramente andando ben oltre quelli che erano le intenzioni forse iniziali del progetto, gli obiettivi che sono stati comuni e sono stati importanti davvero. APVER ha dedicato, come dicevamo, particolare cura alle condizioni organizzative per facilitare la costruzione delle conoscenze condivise attraverso proprio la partecipazione attiva di una pluralità di soggetti. Per questo si è costruita, come dicevamo, in Italia proprio questa organizzazione territoriale, temporanea, transfrontaliera, un'organizzazione flessibile, capace di modificarsi nel tempo e capace di includere tutti i soggetti, proprio per garantire quella che è stata, secondo me, il lavoro più importante, cioè una costruzione condivisa di questi prodotti. Questa costruzione condivisa, questa creazione della comunità pratica di APVER ha concorso a far sì che quello che è stato costruito oggi in realtà serva proprio come punto di partenza per ampliare e definire quello che sarà il domani sul nostro territorio, perché questa è la cosa importante. E la nostra organizzazione si è articolata subito nelle parti sia operative che strategiche, ovviamente con compiti diversi, ma l'obiettivo era comune. L'obiettivo è stato quello di avvicinare le persone, le organizzazioni, per promuovere e acquisire queste nuove conoscenze e competenze. Perché non andiamo in nessun luogo senza
rivedere il nostro modo di pensare in senso di sviluppo sostenibile, in un senso di economia verde. Questo è il progetto che sta alla base di Upver e che deve avere come obiettivo, come faro nell'organizzazione che noi andremo, diciamo, a costruire attraverso proprio il progetto. E quindi ci tengo in particolar modo proprio a ringraziare tutte le componenti, in particolare il comitato di pilotaggio, che è composto dai partner che avevo prima citato, ma anche dal gruppo di lavoro transfrontaliero, che è composto a livello italiano, oltre che dai partner dall'USR Piemonte, Regione Piemonte, nella parte del settore di progettazione strategica e della green economy. Il gruppo di lavoro locale, italiano ovviamente, composto oltre che dai partner, dai referenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di Pinerolo, che partecipano al progetto, e dai due referenti di CFIQ ed ENAIP Piemonte, e in particolare ai gruppi di lavoro proprio che sono interni alle scuole che hanno partecipato e agli enti di formazione professionale che abbiamo citato. Infine, il GOVI, il gruppo di organizzazioni verdi italiane. L'organizzazione sappiamo che è costituito oltre che dai referenti dei partner, anche dalla Camera di Commercio di Torino, delle associazioni di categoria come la COF Cooperative, la CIA, l'Environment Park, Coldiretti, l'Unione Industriale, ma anche il Collegio dei Geometri e l'Ordine degli Architetti, nonché il Coordinamento Tecnico Scientifico Transfrontaliero, con il CREA, Simbola, il Politecnico e l'Università di Torino, la Segreteria Nazionale di Legambiente. Il mio ringraziamento particolare va però alla dottoressa Valeria Veglia per il suo lavoro e la passione, che è ben andato oltre il lavoro di Upver. Quindi veramente voglio ringraziare la dottoressa Veglia proprio per il lavoro importante e la passione che in questi anni l'ha mossa per poter arrivare a questi obiettivi. Io credo che senza questo non avremmo questi risultati. Voglio ringraziare appunto tutti i soggetti, in particolare ricordare proprio quello che ha detto Valeria prima. Questa è una fase di passaggio, una fase nella quale noi cominciamo a raccogliere i frutti di questo progetto, li raccogliamo tutti insieme come comunità, li raccolgono i ragazzi, li raccolgono le scuole, e ora è il momento di mettere a frutto questa progettualità proprio sul nostro territorio. Abbiamo un'occasione unica, io credo, un'occasione unica per poter fare un passaggio importante dal lavoro svolto all'interno delle istituzioni scolastiche e all'interno della formazione professionale appunto del nostro territorio, in particolare di Pinerolo, lavorare per lo sviluppo e l'agenda nostra metropolitana, e quindi è il territorio che si ripensa, e noi avremo questa grande opportunità e non dobbiamo assolutamente sprecarla. Per questo chiedo a tutti gli enti, i partner che hanno partecipato in questi anni di lavorare in sinergia come comunità, proprio per creare quelle che sono le basi per la nostra agenda. Questo io davvero tengo molto a questo progetto, Valeria lo sa, perché è un ripensare, un lavorare con i nostri giovani, è un modo anche perché pure il sistema economico si ripensi, non solo la società in generale. Tutti dobbiamo fare questo sforzo per arrivare ad ottenere i nostri obiettivi e i punti di incontro. Quindi vi ringrazio tutti, auguro a tutti un buon lavoro per appunto questa fase che è solo una fase di transizione e di passaggio. Grazie a tutti. Grazie mille Barbara, grazie. E io volo sul relatore successivo per cercare di stare nei tempi, tanto avremo modo poi ancora di parlare appunto dei soggetti coinvolti. Darei quindi la parola a Mara Cossu del Ministero dell'Ambiente, che coordina la struttura che si sta occupando del processo di attuazione e revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Con il suo intervento, anche se non la vedo ancora, quindi immagino che, ecco, che la stiano collegando, Mara ci aiuterà a focalizzarci un po' sì sulla strategia, ma sul tema dei vettori di sostenibilità. Ci tengo, perché poi in questi eventi si ringrazia tanto, ma ringraziare davvero di cuore il Ministero per il lavoro che sta facendo, perché grazie agli stimoli che ci sta dando
ha portato tutti i territori anche in modo sinergico a lavorare su questi temi strategici. Grazie Mara. Grazie Valeria, grazie a voi, grazie tantissimo per l'invito e non soltanto, perché di Upver abbiamo parlato tanto, però questa per me è la prima occasione di capire davvero, vedere, toccare, sentire tutto il lavoro enorme che è stato fatto negli ultimi anni. E a me il compito oggi di, come dire, costruire la cornice intorno alla trasformazione che Upver sta subendo, cioè al passaggio verso uno dei pilastri portanti dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile. Quindi, diciamo, per me e per noi come Ministero dell'Ambiente è davvero un onore poter avere fra le azioni pilota che stiamo sperimentando a livello metropolitano un'azione di sistema così rilevante come Upver è per noi e per il vostro territorio e potenzialmente anche in ottica di confronto e replicabilità su altri territori. Provo a condividere lo schermo sperando che funzioni. Mi auguro che possiate vederlo. Io provo a rapidissimamente a introdurre il tema dei vettori di sostenibilità e per farlo mi serve di introdurre un minimo il contenuto e la struttura della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che è strumento di coordinamento nazionale per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che non riproduce fedelmente, ma diciamo rimodula i contenuti, i target dell'agenda all'interno di scelte strategiche basate sull'interconnessione fra i diversi obiettivi. E nel farlo costruisce un documento di riferimento normativamente codificato che ha la necessità di calibrarsi sui diversi territori, quindi si prevede per legge la necessità di identificare e costruire delle strategie regionali in attuazione della nazionale e il Ministero dell'Ambiente, spingendo questa previsione normativa, sta lavorando a supportare anche le città metropolitane nella definizione di agende metropolitane, come sta facendo brillantemente la città metropolitana di Torino. Questo per noi tutti coinvolti in questo processo, quindi la parte centrale con il Ministero dell'Ambiente, ma anche con tutte le altre amministrazioni centrali, con il coordinamento della Presidenza che stanno lavorando, le regioni, le province autonome, le città metropolitane e la società civile, gli attori non statali coinvolti nel Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, tutti noi siamo entrati da settembre nella fase di revisione periodica della Strategia Nazionale, che vuole essere un momento di condivisione e collaborazione molto stretta per il miglioramento del quadro di riferimento nazionale per lo sviluppo sostenibile, ma anche per un lavoro molto più approfondito su quella che noi abbiamo definito la sesta area. La strategia si fonda sulle 5P, le cosiddette 5P di Agenda 2030, pianeta, persone, prosperità, pace e partnership. La versione italiana ne ha aggiunto e isolato una sesta, che sono i vettori di sostenibilità e che noi abbiamo inteso come le condizioni abilitanti alla trasformazione necessaria voluta dall'agenda, e le abbiamo isolate proprio perché sono, diciamo, per mettere in evidenza la loro rilevanza. Tra questi echeggiano e non, diciamo, non ci, ancora non ci conoscevamo reciprocamente, ma assolutamente l'area dei vettori di sostenibilità echeggia una serie di dimensioni che Upver ha portato in evidenza. Echeggia la dimensione delle basi di conoscenza comuni e condivise, la dimensione dell'integrazione e dell'interazione fra attività di educazione, formazione professionale, sensibilizzazione, e come tutto questo siano i pilastri fondamentali per innescare la trasformazione del sistema su cui tutti noi ci stiamo impegnando. In particolare uno di questi vettori, cioè quello legato all'educazione e alla sensibilizzazione, esattamente come nell'agenda c'è un goal dedicato, ma ci sono anche echi assolutamente rilevanti all'interno di altri goal tematici, nella strategia nazionale l'educazione è la base attraverso la quale costruire, diciamo, e rendere gli individui in grado di, effettivamente, gli individui e le istituzioni e le organizzazioni in grado di contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo è quello di costruire e rendere le persone agenti di cambiamento, a attivare quella che per voi già è una comunità di pratiche che si è costituita attraverso Upver. In realtà noi stiamo partendo dalla costruzione intanto di una rete di attivatori come
come vedremo più avanti. Non solo nei vettori, ovviamente c'è un richiamo diretto ai temi dell'educazione e della formazione, ci sono sia echi nell'area persone come condizioni di base per lo sviluppo del potenziale umano e nell'area prosperità come la formazione professionale e l'adeguatezza dei profili di conoscenze e competenze sia fondamentale per garantire lo sviluppo di un sistema produttivo sostenibile. Il Ministero dell'Ambiente in questi 2 anni, a valle dell'approvazione del 2017 della strategia, ha sostanzialmente lavorato in attuazione dei vettori di sostenibilità, cioè ha costruito insieme a tutti gli attori sui territori in ambito centrale e con la società civile, ha lavorato alla costruzione di alcuni elementi, alcuni contributi alle condizioni abilitanti che abbiamo visto prima. Questo implica in primo luogo, dal nostro punto di vista, adottare la collaborazione come parola chiave, come metodo di lavoro tra tutti gli attori coinvolti. Sono stati costruiti a livello istituzionale 2 tavoli di confronto, uno con regioni e province autonome, l'altro con le città metropolitane, attraverso i quali costruire un lessico comune, condividere esperienze, produrre momenti di contaminazione, ma anche produrre posizioni, documenti di supporto rispetto a una serie di quadri di policy che si vanno definendo, oltre al contributo effettivo alla costruzione delle strategie di sostenibilità. Si sta lavorando alla misurazione e che già anche qui attraverso APVER c'è un bisogno molto, molto rilevante, ma emerge anche dai lavori del Forum per lo sviluppo sostenibile di nuove rappresentazioni della nostra realtà e della sostenibilità del modello che vogliamo raggiungere, di nuove storie, di nuove metriche per capire in che direzione ci stiamo muovendo. Nello spazio del processo di revisione, il modo in cui valutare e capire la capacità che abbiamo di dare le gambe alle condizioni abilitanti è tutta da costruire, quindi per noi questo lavoro in relazione con la vostra capacità e con la comunità che voi avete messo in piedi è fondamentale per tentare di riflettere fondamentalmente dal profondo sul sistema delle condizioni abilitanti che abbiamo immaginato. Tra queste c'è la partecipazione. Vi dicevo, il Forum per lo sviluppo sostenibile è stato costituito nel marzo del 2019 con la partecipazione delle maggiori organizzazioni di rete e poi una call che vede la possibilità di aderire da parte di tutte le organizzazioni che lo vogliano, a patto di avere un mandato che sia fortemente connesso con le dimensioni di lavoro della strategia nazionale. Della territorializzazione, come sapete, il Ministero sta accompagnando sia attraverso accordi bilaterali sia appunto attraverso dei momenti di confronto collettivo le città metropolitane, le regioni e le province autonome nel percorso di definizione dei propri documenti strategici sulla sostenibilità, e sta fortemente sollecitando il mondo della ricerca attraverso dei bandi dedicati a supportarli a questo fine. Gli accordi con le regioni in particolare sono stati lanciati nel 2018 e ribaditi nel 2019 e hanno 3 fulcri sostanziali: lavorano sulla costruzione di una governance, sul coinvolgimento della società civile e sull'elaborazione dei documenti, esattamente come accade per le città metropolitane. La differenza delle città metropolitane è che abbiamo introdotto rispetto a queste categorie di intervento un piano estremamente operativo di sperimentazione di azioni pilota integrate su tutte le dimensioni della sostenibilità, e il fatto che APVER sia per noi la modellizzazione di questa proposta di lavoro per le città metropolitane è particolarmente rilevante, proprio perché intercetta l'ambito su cui siamo più attivi e più riflessivi in questa fase, che è quello dei vettori di sostenibilità. Rispetto a questo, in particolare rispetto al ruolo dell'educazione e della formazione nel lavoro che stiamo portando avanti tramite gli accordi bilaterali con le regioni e le città metropolitane, abbiamo sintetizzato alcuni elementi chiave che si ripetono all'interno delle diverse esperienze e che per noi diventano background per poter lavorare insieme anche rispetto all'attivazione di ulteriori possibili azioni di sistema. La prima, la questione più evidente, è che diversi attori a diversi livelli territoriali si stanno attivando per produrre delle reti collaborative basate su network esistenti, ma anche implementate rispetto a quello che già esiste, che vedono i centri per l'educazione ambientale in prima linea insieme alle aree protette, ad altri soggetti, e che si promuovono attività legate all'educazione allo sviluppo sostenibile sui territori e sui diversi livelli territoriali.
la formazione interna agli enti, uno degli ambiti principali e più rilevanti è quella della professionalizzazione alla sostenibilità, della formazione alla sostenibilità dei dipendenti delle amministrazioni regionali e degli ambiti collegati, ma non soltanto, anche in una sperimentazione esterna all'accordo, così come già accaduto per Avver, come per esempio con gli ordini professionali, piuttosto che con altri profili di enti formativi legati alla professionale, alla formazione professionale, sono ambiti anche qui in ottica di costruzione di un sistema di rete che in particolare stanno guardando al coinvolgimento delle organizzazioni giovanili, come anche veniva evidenziato nell'intervento che mi ha preceduto, e le attività di coinvolgimento dei giovani nell'ambito degli accordi che noi abbiamo con tutte le diverse amministrazioni avvengono in particolare, come ovvio, nell'ambito scolastico. Ci sono delle esperienze molto, molto interessanti, così come i piani giovani di zona della provincia autonoma di Trento, che allargano questo coinvolgimento anche ad attori territoriali, un po' nell'ottica della comunità di pratiche che viene sollevata nell'ambito di APVER. Noi come Ministero dell'Ambiente abbiamo attivato all'interno del Forum per lo Sviluppo Sostenibile un percorso dedicato all'ascolto delle voci delle organizzazioni giovanili, nell'ambito del quale stiamo attivando una relazione con la direzione che si occupa di educazione ambientale alla sostenibilità, per poter immaginare anche dei momenti di coprogettazione, delle iniziative che si possano davvero realizzare con il contributo di tutti gli attori che sono coinvolti nel processo di attuazione della strategia di sviluppo sostenibile. Uno degli ambiti che viene proposto dalle regioni è quello di rilancio del sistema INFEAS, passaggio dal sistema ambientale al sistema della sostenibilità, come diffusione di un sistema, approfittando del sistema diffuso e radicato sul territorio dei centri, per utilizzarlo come antenne di radicamento dell'educazione alla sostenibilità nei diversi contesti. Ci sono diverse direzioni di lavoro che emergono rispetto agli orientamenti che hanno espresso gli enti territoriali nel lavoro che stiamo facendo insieme. La prima è ripensare alle attività di INFEAS, motivo per cui ci stiamo attivando con gli attori competenti a livello centrale per capire in che forma poter accompagnare e supportare le regioni in questo sforzo. Quello su cui noi spingiamo moltissimo è la costruzione di sinergie e collaborazioni sia di tipo verticale che orizzontale fra le organizzazioni ai territori, quindi il fatto di veder crescere la capacità collaborativa fra le regioni e le proprie città metropolitane, ma anche trasversalmente fra gli enti, è per noi particolarmente rilevante, soprattutto quando accade in ottica e in ambito di educazione allo sviluppo sostenibile. La piattaforma che stiamo immaginando per lo sviluppo sostenibile sarà un ambito in cui testare anche queste capacità di collaborazione e provare a immaginare degli episodi condivisi per attivare nuove energie. In questo, vi dicevo, i progetti di ricerca ci accompagnano e focalizzano e supportano il lavoro delle regioni e delle città metropolitane verso la direzione di sistematizzazione, messa in sinergia e replicabilità delle iniziative. E il Forum per lo Sviluppo Sostenibile, che vi dicevo abbiamo lanciato nel 2019, è per noi uno spazio non soltanto di lavoro denso, come molti di voi sanno, nel senso che c'è un gran lavoro che si sta facendo, ma anche uno spazio di emersione di fabbisogni anche di tipo formativo. Un gruppo di lavoro è dedicato ai vettori di sostenibilità. Claudia Galetto, che voi conoscete molto bene, è una dei coordinatrici di questo gruppo ed è infaticabilmente impegnata nella messa a sistema di una serie di interessi fra attori diversi, istituzionali e non, e una serie di iniziative che possono prendere corpo. Il forum è per noi appunto un momento di costruzione di posizioni della società civile che ci possano supportare, in particolare in questa fase di revisione dei contenuti e degli obiettivi rispetto ai vettori di sostenibilità. Sarà fondamentale il contributo del forum nella identificazione di nuovi momenti di confronto e di nuove iniziative anche in coprogettazione. Un primo momento di confronto anche su questi temi è lanciato per il 20 e 21 gennaio, organizzato insieme al Forum per lo Sviluppo Sostenibile della Conferenza 2021 per lo Sviluppo Sostenibile, che guarda a nuove ipotesi per il rilancio, nella consapevolezza che, come veniva detto prima e come l'Agenda 2030 dice in maniera inequivocabilmente toccante, è che questo è un viaggio collettivo che ha bisogno di passi audaci e trasformativi, e tutti noi siamo molto impegnati in questo viaggio. Grazie molte.
Grazie mille Mara, io ringrazio molto tutti i relatori e mi scuso perché abbiamo dovuto chiedere relazioni un po' sintetiche, ma avremo sicuramente l'occasione appunto per approfondire i lavori e quindi molto velocemente passo la parola a Jacopo Chiara, il dirigente del settore progettazione strategica e green economy della Regione Piemonte, settore che sta anche in questo caso supportando la redazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, di cui Mara ci ha già dato qualche introduzione, e che nello specifico sta lavorando per l'inserimento all'interno della strategia stessa di quelli che sono gli obiettivi, gli strumenti, le modalità di lavoro del protocollo la Regione Piemonte per la Green Education. Anche qui un grande ringraziamento perché la Regione ha fortemente voluto APVER, lo ha seguito fin dall'inizio e quindi sicuramente siamo arrivati fin qui anche grazie ad una collaborazione importante. Grazie mille. Grazie Valeria. Io volevo salutare tutti e ringraziare di avermi invitato, prima di tutto la consigliera delegata e tutti i presenti. Grazie anche al lavoro di Valeria siamo riusciti a raggiungere questo ottimo risultato. Io penso di essere qui per dire solo una cosa, per dire una cosa che in un progetto europeo si vuole sentire dire e che determina il successo del progetto, ovvero che i risultati di questo progetto sono stati inseriti all'interno delle policy regionali. Quindi questo è un grande risultato e voglio ribadirlo, che è dovuto alla capacità del gruppo di lavoro, di chi l'ha coordinato, delle attività che sono state condotte, ma soprattutto sul modo con cui siamo riusciti a lavorare in maniera integrata. I risultati quali sono? Innanzitutto noi stiamo lavorando in un contesto che adesso è stato già descritto molto bene da chi mi ha preceduto. Abbiamo l'Agenda 2030, abbiamo tutte le politiche europee, in ultimo quella del Green Deal, abbiamo la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e in Regione stiamo costruendo la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, con tutti i problemi di territorializzazione, quindi calare questi grandi temi dagli aspetti più generali agli aspetti concreti locali. Quindi nella nostra costruzione della strategia è stato importantissimo parlarci e riuscire a condividere i risultati di questo progetto che nel frattempo si stava evolvendo. Diciamo che come piattaforma di confronto c'è stato il protocollo la Regione Piemonte per la Green Education, che ha costruito e sta costruendo ancora una comunità attorno al tema della Green Education, e che tramite i sottoscrittori, fra cui c'è anche ovviamente la città metropolitana, è riuscita a tirare fuori degli obiettivi nuovi rispetto a questa comunità, un modo di lavorare integrato che ha dato degli ottimi risultati. Il primo fra tutti è quello di avere definito i contenuti che riguardano la green education, quindi tutto l'aspetto dell'educazione sulla sostenibilità, che andranno a informare le parti dedicate della nostra strategia. Per evidenziare meglio quanto sto dicendo, vorrei condividere un documento, vediamo se riesco a farlo. Condividi. Ecco, qui vediamo molto chiaro come le macro aree strategiche che sono state individuate nell'ambito dei tavoli di lavoro che stanno costruendo la strategia, che sono adesso, per quanto riguarda il tema che noi stiamo affrontando, sono due. A queste macro aree, dicevo, sono state associate delle priorità che
sono state definite all'interno del protocollo e sono state definite proprio interagendo con il progetto UpVer. La parte relativa alla prima macroarea sostanzialmente sono tutte attività in cui si possono riconoscere tutti i risultati e le tematiche di lavoro di UpVer. Quindi adesso volevo uscire dalla... Ecco, quindi questo per rendere concreto e evidente quali sono state le partite che sono state giocate dal progetto e dal protocollo della regione Piemonte per la Green Education all'interno di queste policy, ovvero della strategia di sviluppo sostenibile. La strategia sarà un documento che vorrà orientare tutte le politiche e le azioni della regione Piemonte, quindi sarà un documento di riferimento molto importante, quindi sarà strategico proprio di fatto, non soltanto di nome. Quindi io direi che questi risultati sono veramente eccezionali e sono attribuibili alla modalità che abbiamo voluto usare proprio nel lavoro fin dall'inizio, fra tutti gli enti istituzionali che partecipano al progetto, fra tutti i soggetti che hanno voluto dedicare del tempo e delle risorse per questi risultati. Direi che è un ottimo risultato e faccio ancora i miei complimenti a tutto il gruppo di lavoro e soprattutto a Valeria. Grazie. Vi ringrazio moltissimo. E appunto, visto che siamo nei ringraziamenti, io ci tengo anche a ringraziare le mie colleghe che ho citato all'inizio, Francesca Di Ciccio e Eleonora Vincelli, che hanno lavorato con me sulle diverse fasi progettuali, ma poi dovrei ringraziarne 100.000 e quindi mi fermo qua. Ringrazio comunque anche Jacopo, anche per essere stato così rapido. Come vi dicevo, ci sarà sicuramente modo di approfondire ancora tutti questi temi e quindi appunto adesso andiamo un po' rapidamente e li sfioriamo, ma poi nel prossimo anno di lavoro sicuramente avremo delle possibilità di approfondimento. A questo punto prendo la parola io, perché cerco di portare appunto, avvicinare ancora un po' di più alla scala metropolitana questi esiti. Un attimo solo che condivido e velocemente io cercherò di appunto illustrarvi quello che è il passaggio da UpVer all'agenda metropolitana. La prima cosa che volevo dirvi, scusatemi, metto un attimo a schermo intero, è che il punto di partenza da cui siamo partiti, di cui poi nella relazione successiva parlerà più ampiamente Claudia Galetto, è quello che ha citato anche la consigliera Zarai, e quindi quello della distanza tra l'istruzione, la formazione professionale e i cambiamenti del sistema produttivo. Non preoccupatevi, non vi leggerò tutta questa slide, però quello che ci tengo a dirvi è che quello che ci diceva l'analisi SWOT al COTRA, quindi per esempio che in realtà avessimo dei punti di forza come la presenza di reti al lavoro su questi temi, piuttosto che delle opportunità legate allo sviluppo di opportunità formative verso lo sviluppo sostenibile, ma anche tutti quelli che invece trovate indicati come punti di debolezze. Cito per esempio il difficile adeguamento dell'offerta formativa ai cambiamenti economici, piuttosto che l'aumento della distanza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro. Sono tutti elementi che effettivamente all'interno di UpVer sono stati confermati, ma che soprattutto sono stati anche confermati recentemente nell'ambito di quelli che sono i lavori che hanno coinvolto il nostro ente per la redazione del nuovo piano strategico. In questa sede tutta una serie di attori hanno nuovamente, quindi a distanza di 4 anni, rimarcato questi elementi. Di conseguenza ci sembra a maggior ragione, questo per dirvi che ci sembra assolutamente utile continuare a lavorare. Claudia, appunto, che mi seguirà, entrerà nel merito di questi elementi. Volevo però dirvi che per affrontare le diverse dimensioni di questo modello di cui Claudia ci parlerà, noi abbiamo coinvolto e lavorato con moltissimi soggetti, abbiamo realizzato molte azioni
Sappiamo benissimo che gli esiti di un progetto non sono meramente quantitativi, e infatti appunto sui qualitativi entreremo dopo, però mi sembra molto importante comunque ricordare tutto quello che c'è stato. Quindi noi abbiamo 87 organizzazioni territoriali che sono state individuate grazie all'aiuto del Govi, analizzate con un sistema di cui Claudia poi ci accennerà, che è il sussidiario Green, e che sono state disponibili al confronto con le scuole e la formazione professionale coinvolte nei lavori. Abbiamo organizzato 70 tra incontri, seminari, convegni, workshop, quindi tra l'altro anche tutti incontri che sono andati in sedi istituzionali in cui aveva senso, ecco, parlare di questi temi, non li abbiamo fatti soltanto perché dovevamo raggiungere un numero. 30 attività formative, tra l'altro io questi esiti che vi sto dando sono esiti transfrontalieri, questi numeri che vi sto riportando. Oggi voi sentite raccontare un po' di meno l'attività francese, perché in realtà l'evento conclusivo francese ha avuto luogo ieri online, è stato peraltro molto interessante, e sostanzialmente abbiamo appunto valutato di tenere queste due presentazioni divise proprio per avere la possibilità di continuare a lavorare sui territori. E peraltro anche nell'evento di ieri è venuta una richiesta al nostro partner GFIPAN di perennizzare i risultati, di continuare a lavorare, quindi ci auguriamo effettivamente di avere la possibilità di continuare poi a lavorare sull'ambito transfrontaliero. Quindi vi dicevo, 30 attività di formazione, molti di voi hanno preso parte ad alcune di queste e sono qui per quello, trovate tutto sul sito, 13 percorsi per l'innovazione curricolare, 12 visite, abbiamo avuto le classi che si sono spostate sui territori, 833 insegnanti e tutor formati, 638 studenti, e questi numeri che trovate sono quelli dei soggetti che sono stati effettivamente appunto implicati, non è soltanto hanno partecipato a un evento ogni tanto, 114 persone delle organizzazioni green, 20 green reporter, adesso non entro nel merito, ma il nostro sito è aggiornatissimo e trovate tutto quello di cui vi sto parlando può essere approfondito sul nostro sito, e quindi ancora tecnici eccetera. Quindi vedete che proprio perché il nostro progetto ha questo ambito, questa ambizione territoriale, già in questi tre, ormai quasi quattro anni di lavoro abbiamo cominciato ad allargare moltissimo il nostro raggio d'azione. Gli esiti li trovate in questa mappa. Non ve la faccio vedere perché non abbiamo tempo, ma trovate sul sito Upver una mappa scaricabile, quindi è un PDF, la scaricate, lo mettete sul vostro PC e tutte queste diciamo isole che voi trovate sono cliccabili, vi portano ad un pop-up che vi descrive quello strumento, quella pubblicazione, e tramite un link vi rimanda alla possibilità di scaricarlo. Questo fronte è il lato francese, questo fronte è il lato italiano, il sussidiario ci accomunano anche altre pubblicazioni che trovate qui, Pensare Verde, Lavorare Verde, Bibliografia, però all'interno di queste pubblicazioni, di questi strumenti, voi troverete un po' il cuore di cui Claudia vi parlerà e troverete anche quei quadrotti che vi ho fatto vedere prima e che appunto rivedrete, la modellizzazione, li troverete ben descritti all'interno di questi strumenti. Vi segnalo che se interessati, alcune formazioni peraltro sono disponibili ancora online, la formazione tutora in forma FAD, e anche a livello francese le formazioni sono quasi sempre state sviluppate come webinar e quindi sono disponibili. Dove stiamo andando? Per quanto io ve lo possa dire appunto molto rapidamente, stiamo andando in quest'ottica che hanno descritto Mara Kosu e Jacopo Chiara, quindi all'interno di queste diciamo scatole, no? Dall'Agenda 2030 alla strategia nazionale a quella regionale, un nostro accordo di collaborazione con il Ministero e un nostro ruolo di supporto e di facilitazione del processo. Non un ulteriore piano, quindi non un piano strategico, non il PTGM, non i piani di cui noi siamo già dotati diciamo per legge, ma sostanzialmente uno strumento che ci consenta di lavorare su quell'area di intersezione tra ambiente, economia e società. Quindi andremo a selezionare quelle parti di lavoro e a individuare delle strategie
per l'ente, per i territori che appunto siano caratterizzate da questa piena integrazione, e APVER, come avrete forse cominciato un po' ad immaginare, entra perfettamente in queste aree di integrazione. Uno strumento che sostanzialmente vedrà una nuova governance interna al nostro ente, perché dovremo andare a capire appunto come sostanzialmente poi farci carico di queste strategie, ma andremo ovviamente a lavorare con il territorio sia su quelle che sono le nostre zone omogenee che su quelle che sono invece delle dinamiche più trasversali alle zone omogenee, sempre dinamiche per la sostenibilità, e quindi vi chiameremo a lavorare quindi non solo in APVER, ma sicuramente in questo percorso molti di voi saranno chiamati a lavorare nel prossimo anno. Lavoriamo già con moltissimi soggetti. Oggi qui avete visto appunto la Regione Piemonte e il Ministero, ma lavoreremo col territorio sia con quei soggetti che attuano politiche ad area vasta, ma anche poi con quei soggetti che invece lavorano ad una scala un pochino più locale. L'elemento di grande interesse è che grazie all'operazione del Ministero lavoriamo con le altre città metropolitane e dopodiché più specificatamente con Milano, Genova e Venezia abbiamo un accordo specifico, mi pare che Milano sia anche presente oggi, e quindi cercheremo appunto di portare poi i risultati, di confrontarci appunto anche su questo livello. E poi un'altra dimensione è quella della collaborazione con gli enti di ricerca. Di IRES appunto adesso diremo presentandoli, però anche tutto il lavoro con la rete dell'Università per lo sviluppo sostenibile e con altri enti di ricerca ci caratterizzerà. Quello che è importante dire è che già in APVER comunque questa collaborazione è stata decisamente fattiva. Se voleste approfondire un po' questi elementi, trovate già sul sito di Città Metropolitana una sezione per l'agenda, trovate le linee di indirizzo approvate dal Consiglio Metropolitano il 5 agosto. Siamo in questa fase di lavoro per il momento interna che si sta per chiudere, quindi sono state svolte interviste a quasi tutti i settori del nostro ente per far emergere le linee strategiche di lavoro di questi, dove questi tre ambiti di cui vi parlavo prima si sovrappongono. E poi faremo anche un successivo questionario su alcune altre aree più connotate per un lavoro collegato ai vettori di sostenibilità, e apriremo da gennaio a tutto quello che è il lavoro con i territori, per avere presumibilmente in primavera un primissimo documento che non terrà già conto appunto di tutti gli elementi territoriali, ma che ci aiuti appunto a fondare le fasi di lavoro successive. Arrivo a concludere dicendovi che, come Mara ha richiamato prima, all'interno appunto di questo lavoro noi abbiamo individuato due azioni pilota che in realtà sono parte di un'unica strategia, e quindi quello che è il motivo per cui siamo qui oggi, e quindi diciamo il futuro di APVER, quindi un lavoro a scala territoriale per riuscire appunto, come ci diremo fra poco, a costruire questa comunità di pratica dove sostanzialmente siano facilitate, no, le relazioni fra le diverse parti in un'ottica di qualificazione professionale per la green economy e lo sviluppo sostenibile. E una seconda azione, ma non seconda perché fortemente correlata, che adesso qui trovate definita come scuole sostenibili, ma che capiremo poi che titolo avrà, che comunque vada sostanzialmente a lavorare su quello che in realtà molti di voi stanno già facendo, no? Quindi un processo organizzativo interno alle scuole, quindi una diversa organizzazione, un involucro anche proprio, no, della scuola sostenibile, su questo stiamo lavorando noi. Quindi cercare sostanzialmente di mettere insieme una innovazione dal punto di vista didattico con un'innovazione di tipo più organizzativo, affinché scuole e anche formazione professionale possano esprimere
una vera e propria politica di sostenibilità. In questo senso la territorializzazione di AppVer è particolarmente importante perché ovviamente ci porta appunto a riuscire a lavorare in termini di politica. Noi sappiamo, sono presenti anche oggi, ho visto che ha scritto nella chat che ci sono esperienze di reti di scuole che stanno lavorando in questo senso e per esempio appunto ho visto presente la professoressa Di Liberti, la dirigente scolastica che coordina la rete Green Lab School, ma sappiamo che ci sono anche altre realtà che si stanno costituendo. Quindi l'idea è un po' riuscire a partire da quanto si sta facendo per cercare in realtà poi di anche qui modellizzare, mettere a sistema e quindi riuscire ad avere una vera e propria azione strategica. Scusatemi per la velocità necessaria, qui trovate i riferimenti al nostro sito internet, potete iscrivervi alla nostra newsletter per avere altre informazioni su AppVer e mentre mi tolgono le slide passerei la parola a Claudia Galetto di Ires Piemonte, che ci introduce su quelle che sono le ipotesi, le domande che hanno guidato i nostri lavori in questi anni, quindi quelle che sono anche gli elementi che abbiamo ricavato dalla sperimentazione e dai quali partiamo per cominciare a delineare una prospettiva di lavoro territoriale. Claudia Galetto lavora appunto presso Ires Piemonte, lavoriamo insieme da tantissimi anni, coordina il gruppo di ricerca sullo sviluppo sostenibile e la governance nell'area territorio di Ires, è stata appunto promotrice di AppVer a seguito di un primo lavoro svolto con Regione Piemonte sul territorio pinerolese, però direi che da lì moltissima strada è stata fatta perché Ires adesso ha proprio all'interno anche dei propri obiettivi istituzionali questo tema dello sviluppo sostenibile della green economy e supporta, collabora con Regione, con Ministero, con noi eccetera su questi temi. Lascia Claudia l'entrare effettivamente nel merito di AppVer. Cerco di condividere lo schermo. Ci sei, ci sei. L'ho fatta, vedete? Sì, se puoi mettere solo lo schermo, perfetto. No, però aspettate un attimo che vado all'inizio. Ok. Allora sì, cercherò anch'io di andare un po' veloce, come diceva Valeria, poi le cose che io dirò comunque le potete approfondire su volumi e volumi materiali insomma, che abbiamo prodotto. Allora, il mio intervento di fatto propone alcune riflessioni a partire dalla pratica di AppVer per capire se in che modo i risultati che AppVer ha prodotto sono utilizzabili in un contesto complesso qual è la città metropolitana di Torino. Dico questa perché alla base c'è l'idea che le pratiche, anche se sono buone in un certo contesto, richiedono di essere analizzate per trarne degli elementi utili in altri contesti. Le pratiche non sono buone di per sé e trasferibili. Se ne possono trarre degli stimoli, ma dobbiamo sempre avere in mente che ogni pratica si sviluppa in un contesto storicamente, socialmente e culturalmente collocato. Il progetto AppVer si fonda su alcune ipotesi generali che sono confermate dalla sperimentazione, che possono essere assunte nella prospettiva di lavoro che si va delineando nel contesto nazionale e regionale di agenda metropolitana per come è stato descritto negli interventi precedenti. AppVer si è basato sulla consapevolezza che per produrre dei risultati tangibili che colmino la distanza tra i sistemi formativi e i cambiamenti in atto nel sistema socio-economico territoriale, non ci si possa limitare all'attualizzazione a tavolino di contenuti nei percorsi scolastici della formazione professionale o comunque al considerare le singole parti di un sistema territoriale. Così facendo, infatti, continueremmo ad alimentare delle scissioni e a moltiplicare, spesso a affastellare, conoscenze che si stratificano nella testa delle persone senza costruire delle competenze interpretative e orientative per le scelte di vita e professionali. Allora, per comprendere i risultati a cui si è pervenuti e per porci le domande più pertinenti in questo momento, no, di passaggio per poter andare avanti nel lavoro, dobbiamo, anche se in sintesi, richiamare e ritracciare un po' le ipotesi su cui si è lavorato in AppVer.
Una prima ipotesi è che il paradigma delineato dallo sviluppo sostenibile modifica e mette in discussione il modello di sviluppo socio-economico fondato esclusivamente sulla crescita economica, per una prospettiva che riconsidera assieme le dimensioni economiche, sociali e ambientali, generando nuovi equilibri e consentendo l'esplicitazione dei diversi punti di vista, anche dei silenziosi e degli invisibili. Questa prospettiva però va tradotta operativamente con il contributo di tutti i livelli e le componenti della società. Un cambio di paradigma richiede che mutino le regole e le prospettive per adeguare ciascuno il proprio sguardo a modi nuovi di interpretare la realtà. Magatti, in un bellissimo libro Cambio di paradigma, uscire dalla crisi pensando al futuro, dice che prima che si stabilisca un nuovo paradigma, una nuova normalità, esiste un momento in cui tutte le possibilità sono aperte. È possibile agire per rinforzare una prospettiva piuttosto che un'altra. Per nuovi modi di interpretare la realtà si richiedono apprendimenti da parte di tutti gli attori che concorrono al cambiamento. Per farlo è necessario considerare e interagire con i processi di cambiamento già in atto e promuovere un'idea di apprendimento diffuso come pratica sociale, come processo attivo che avviene all'interno di un framework partecipativo socioculturalmente e storicamente collocato, che prevede e legittima la reciprocità dei processi di apprendimento, che non sono mai solo unidirezionali. Siamo immersi in questioni che toccano un po' tutti e che non possono essere assunte solo individualmente o da alcune parti del sistema territoriale. Sentiamo dire di volta in volta è la scuola che deve cambiare, sono gli enti territoriali che devono cambiare, magari anche colpevolizzando le parti. Occorre invece un riorientamento che consideri l'istruzione e la formazione professionale come parti del rinnovamento della cultura socio-economica, economico-sociale, affinché un'azione diffusa e integrata diventi un volano di crescita inclusiva e di sviluppo del potenziale personale, sociale e produttivo dei territori, che sia in grado di costruire delle partnership ispirate da una logica di rete e di innovazione. In questa prospettiva potrebbe anche aver senso, per esempio, sperimentare dei patti educativi territoriali di comunità, come alcuni li chiamano. C'è bisogno di avviare un qualche cosa che non percorra le strade abituali della conoscenza. Serve sviluppare un processo che consenta di arrivare a nuove rappresentazioni comprensibili e comprensive di questioni sulle quali nessuno sente oggi di possedere la soluzione. Un processo quindi che permetta di arrivare alla comprensione secondo modalità diverse da quelle già sperimentate. È possibile intervenire per accelerare la transizione verso lo sviluppo sostenibile, individuando, come diceva già anche Valeria, delle nuove forme di relazione e dei nuovi strumenti tra i soggetti del territorio che siano in grado di sostenere dei processi coevolutivi, sinergici e positivi, che modifichino contestualmente visione ed azione in campo educativo e formativo. Si tratta quindi di ripensare le forme di governance territoriale per facilitare il dialogo tra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e gli altri attori del territorio in una dinamica coevolutiva nella visione dello sviluppo sostenibile della green economy. Non siamo però in una situazione in cui lo sviluppo sostenibile è paradigma acquisito e con questa visione dobbiamo preoccuparci solo di trovare le forme organizzative e gli strumenti adeguati per perseguirlo. Dobbiamo contestualmente agire su più fronti per fare in modo che per approssimazione conoscenze non sature, ma il più possibile condivise, si arrivi appunto a condividere queste nuove visioni e azioni conseguenti per lo sviluppo della società e dei territori. Questa dinamica coevolutiva deve essere presidiata. Allora, con queste ipotesi molto generali e con altre anche molte altre più specifiche che abbiamo agito in APVER, è sperimentato, come si è già più volte detto, un'organizzazione temporanea con funzioni specifiche attribuite alle parti coinvolte, in cui poter agire nuovi modi di conoscere e interagire. Allora, che cos'è che ricaviamo dalla sperimentazione? APVER ci dice che occorre strutturarsi e intervenire su 6 dimensioni del cambiamento, sapendo che i processi da presidiare sono molteplici e estremamente complessi. Proviamo a entrare nel merito, ma in sintesi. Allora, serve innanzitutto una rete di soggetti che sia disponibile al cambiamento, che lavori come comunità di pratica fondata su nuovi principi e valori dello sviluppo socio-economico di un territorio. La comunità di pratica
nella definizione di Wenger, è costituita da gruppi di persone che hanno in comune un interesse professionale o tecnico e che in base a questo interesse interagiscono per migliorare il loro modo di agire. Una comunità di pratica non si crea e sviluppa senza una cura costante dei processi che ne sostengono senso, azione e risultati. Avvera ha dedicato particolare cura proprio alle condizioni organizzative di strutture dei processi per facilitare la costruzione di conoscenze condivise attraverso la partecipazione attiva di una pluralità di soggetti. In questo contesto organizzativo e molto dinamico, la pratica sperimentale che ha coinvolto i soggetti a diverse scale e funzioni ha cercato di promuovere una produzione sociale di senso tra i membri, non sempre riuscendo, realizzata attraverso la negoziazione dei significati, che ha orientato i molteplici passaggi del progetto e dalla quale i soggetti sono stati influenzati. Seconda dimensione, servono degli strumenti comuni di conoscenza delle dinamiche del cambiamento. Per poter dialogare tra le parti, scuola, formazione, istituzioni, enti di ricerca, imprese e professionisti, si è costruito un approccio comune di conoscenza dei cambiamenti del sistema produttivo che facesse emergere le tre dimensioni della sostenibilità, economica, sociale e ambientale, attraverso i prodotti, i processi produttivi, organizzativi e di relazione con il territorio delle organizzazioni del sistema territoriale. Un po' quando si dice occorre costruire i linguaggi comuni. Questo modello doveva consentire alle organizzazioni produttive pubbliche e private e di beni e servizi di analizzarsi e raccontarsi attraverso la pluralità di processi che li caratterizza in queste diverse dimensioni. Doveva servire la scuola e la formazione professionale per capire a fondo quali sono i temi che vanno affrontati per avvicinarsi ai cambiamenti e quale competenza serve per affrontare la complessità del cambiamento. È servito alla ricerca per dare contributi specifici di conoscenza alle istituzioni di comprendere quali sono i processi da presidiare per lo sviluppo dei territori. Si sono analizzate organizzazioni di diversa natura attraverso delle chiavi descrittive individuate per ciascuna di queste quattro dimensioni di analisi, ricostruite sulla base di indicatori di green economy di sviluppo sostenibile ricavate da documenti europei, nazionali e regionali, e con l'aiuto fondamentale delle associazioni di categoria e degli ordini professionali. Abbiamo definito in sostanza delle lenti per leggere e interpretare la sostenibilità delle organizzazioni produttive della green economy, con un approccio non valutativo ma molto orientato a comprendere. Questo modello di conoscenza è stato applicato ad alcuni settori produttivi per descrivere l'operato e le innovazioni di alcune organizzazioni pubbliche e private, che sono appunto state considerate come casi studio e dei buoni esempi, anche se solo in parte, di green economy e sviluppo sostenibile. Le conoscenze prodotte poi sono servite alla scuola e alla formazione professionale per produrre delle curvature dei profili di competenza dei curricula, intervenendo su una loro qualificazione green e di sostenibilità, individuando metodologie più adeguate ad agire in una realtà che sta cambiando. Le scuole sperimentali hanno di più indirizzi, superando l'idea delle sole professioni specialistiche verdi, i cosiddetti green jobs, e considerando la necessità di un cambiamento trasversale che deve investire tutte le professioni. La terza dimensione da considerare è quella delle competenze, di una conoscenza e condivisione delle competenze che sono rappresentate e richieste dal mondo del lavoro. Dall'analisi realizzata in Upware con aziende, professionisti e istituzioni emerge una rappresentazione della green economy come campo di grande innovazione, sia sul piano tecnologico e tecnico, sia sui fronti organizzativo e sociale dei processi di apprendimento permanenti e necessari al cambiamento. Aver cura di costruire saperi e capacità tecniche molto specialistici non è sufficiente, emerge. Servono strutture di pensiero capaci di connettere discipline, di connettere esperienze, proattive, cioè volte a ricercare il nuovo, fondate su capacità relazionali, di lettura, di collocazione e azione in contesto, che diano forma a dei nuovi comportamenti organizzativi e sociali. Mario Calderini ha ben sintetizzato in un breve articolo qualche settimana fa che finora si è fatto prevalere il principio di adattamento su quello di trasformazione, in ossequio all'idea che i doveri di chi si forma sia dotarsi passivamente di attrezzi specifici per adattarsi ai bisogni dell'economia, come se questi ultimi fossero esogeni ed indipendenti dalle competenze delle persone.
una visione inadeguata per un futuro di complessità tale per cui la soluzione non potrà essere quella di adattarsi divinando sulla domanda di competenze future, ma dotarsi dell'abilità necessaria a esercitare un protagonismo trasformativo sull'economia e la società. Questa rappresentazione della competenza, ormai ribadita in molte analisi e contesti, richiede di affrontare con maggior consapevolezza il problema del passaggio da una formazione fondata essenzialmente sulla trasmissione di conoscenze a una che si fa carico simultaneamente di più dimensioni della crescita e del cambiamento delle persone, giovani e adulte, attraverso metodologie di coinvolgimento attivo e contestualizzato. L'individuazione dei fabbisogni formativi non può che avvenire se non in percorsi dialogici che coinvolgono i giovani e gli adulti. In APVER si è sperimentato che i fabbisogni formativi non sono conoscibili in modo oggettivo e unilaterale dagli attori, ma si identificano in un dialogo tra prospettive diverse. In fasi storiche di cambiamento come quella attuale, i fabbisogni sono di difficile definizione e occorre un'intelligenza collettiva per la loro individuazione. La quinta dimensione riguarda la ricerca, cioè un approccio alla conoscenza orientato alla ricerca da parte di tutti gli attori che contribuiscono alla comunità di pratica, come approccio con cui affrontare dei problemi complessi che si pongono entro uno specifico contesto sociale e organizzativo. Nella scuola e nella formazione professionale, più specificatamente, la ricerca educativa può promuovere apprendimenti e innovazioni sui piani cognitivo, relazionale e metodologico e aiutare a fronteggiare scenari culturali del tutto nuovi, più adeguati alle trasformazioni del contesto territoriale generale in relazione agli apprendimenti da promuovere negli studenti. Ultima, ma non meno importante dimensione, la formazione e l'autoformazione degli adulti, professionisti della scuola, della formazione professionale e di tutti gli altri ruoli e funzioni presenti nel sistema territoriale. In APVER si è sperimentato che gli insegnanti formatori e altre figure professionali apprendono dall'esperienza in un processo riflessivo e metariflessivo e attraverso la ricerca di nuove conoscenze, attraverso lo studio, lo scambio con i pari o altri soggetti, in setting informativi dedicati e rispondenti alle esigenze di percorso, in una comunità di pratica dove anche gli altri soggetti apprendono, in un processo di natura attiva all'interno di un contesto d'azione nel quale si trovano ad operare. L'apprendimento in APVER è stato inteso come fenomeno sociale collettivo in cui le dinamiche cognitive sono inscindibili da quelle sociali, dove insieme si ristrutturano i saperi per tener conto dei contesti fino a riconfigurarne di nuovi. Questa visione implica correlazione tra apprendimento e identità. Infatti, apprendere all'interno di una comunità significa imparare ad essere ed agire come membro della stessa, anziché acquisire semplicemente un insieme di nozioni e informazioni. In tal modo la dimensione sociale e quella culturale svolgono un ruolo centrale nella costruzione dell'identità e della competenza, dando vita a un processo di apprendimento che trasforma la capacità delle persone di operare nel mondo, modificando contemporaneamente le identità e i modelli comportamentali. Allora, APVER ha confermato ipotesi e problemi da affrontare che oggi capiamo meglio. Ci ha dimostrato che è possibile, a fronte di una piattaforma comune di conoscenza che integra dimensioni diverse dell'azione delle organizzazioni produttive in cui diversi attori territoriali si riconoscono, modificare il dialogo con la scuola e la formazione professionale e orientare dei cambiamenti nei modi di intendere le competenze, i fabbisogni formativi, i contenuti e i modi di insegnare ed apprendere. Non possiamo pensare che le pratiche che si sono potute realizzare in un progetto che ha coinvolto tanti, diceva Valeria, ma in fondo pochi soggetti in un territorio come quello di Città Metropolitana, a cui si è dedicata una cura quotidiana, possa automaticamente quindi essere acquisito e adattato a una scala territoriale come quella di Città Metropolitana. Ma il modello elaborato, la conoscenza dei processi, di ciò che è necessario sviluppare, come conoscenza, relazione e funzioni, possono essere la base per ripensare le dinamiche territoriali, affinché si producano degli apprendimenti significativi utili a sostenere la transizione per lo sviluppo sostenibile. Oggi, nel contesto metropolitano, quindi, dobbiamo porci nuove domande che riguardano l'assunzione dei risultati di APVER in modo da ridurre lo scollamento tra la visione dichiarata, spesso solo a parole, dello sviluppo sostenibile e i modi di agire degli attori del territorio. Scollamento tra le trasformazioni in atto nel sistema produttivo e i percorsi di insegnamento-apprendimento, tra le differenze che connotano i diversi attori del territorio nell'intento comune di sostenere un cambiamento diffuso di conoscenza e di competenza.
l'identificazione degli spazi e dei contesti di cambiamento nel contesto territoriale metropolitano, l'identificazione di funzioni, modi di agire e di strumenti che vanno modificati per promuovere cambiamenti di competenza diffusi, la conoscenza di quali parti del territorio vadano maggiormente coinvolte nel processo che sostenga la transizione verso lo sviluppo sostenibile. Concludo riportando ancora un passaggio di questo articolo bellissimo di Calderini, in cui dice: occorre superare l'idea dell'apprendimento continuo come bene privato, un gettone da spendere sul mercato, aderendo a un'idea di apprendimento come bene comune patrimonio di comunità. La possibilità di trasformare ciò che sappiamo fare è l'unico grande privilegio collettivo che abbiamo in questa transizione. Grazie. Non so se, ah, non sapevo se fossi già online. Ringrazio moltissimo Claudia per averci introdotto nel favoloso mondo di Appver. Come vi scrivevo in chat, i documenti che sono online ovviamente approfondiscono tutti questi elementi di cui Claudia ci ha parlato, ma metteremo online slide, magari anche proprio questa relazione in modo da poterla utilizzare ancora. Possiamo chiudere questa prima parte e entriamo nella parte di dibattito. Abbiamo un quarto d'ora di ritardo e quindi speriamo che potrete stare con noi un attimo in più se ce ne sarà bisogno. Io presento intanto e ringrazio moltissimo Vittorio Cogliati-Dezza, che è membro del nostro comitato tecnico-scientifico, ma sappiamo avere una grande esperienza sul tema della scuola e formazione maturata in legamento nazionale, di cui è stato anche presidente. Attualmente fa parte del coordinamento Forum Diseguaglianze e Diversità, che ha avuto, mi pare, 16 giorni molto impegnativi online da poco conclusi. A lui la moderazione di questo dibattito, una sola nota, diciamo, metodologica. Apriremo la partecipazione a questo dibattito a alcuni dei membri dell'Organizzazione Territoriale Temporanea, che abbiamo già citato più volte, che ci hanno dato disponibilità ad essere appunto coinvolti in questo momento. Vittorio, insomma, poi si occuperà lui di tutto questo. Valuteremo, perché appunto siamo molto stretti coi tempi, se sia possibile interagire anche con il pubblico, come avevamo detto ad alcuni di voi. Se questo non fosse possibile, come vi dicevo, apriremo poi una fase di lavoro successiva in cui comunque sarete tutti chiamati a collaborare. Grazie mille, Vittorio. Grazie a voi, spero si senta tutto bene e si veda pure. E, beh, come al solito le relazioni di Claudia Galetto sono sempre molto dense, quindi penso che poi ci sarà un testo scritto su cui continuare a riflettere, ma so anche che insomma, le persone che interverranno oggi sono preparate. Mi permetto solo di riassumere alcuni capisaldi prima di passare la parola. Mi sembra la parola chiave sia un po' quella, citando Calderini, quel protagonismo trasformativo che deve guidare la prosecuzione del lavoro. Ed il fatto che si parli di prosecuzione, io voglio far sottolineare il fatto che si parli di prosecuzione del lavoro non è scontato, nel senso che in teoria l'Unione Europea si raccomanda sempre che i progetti sedimentino un qualche cambiamento e qualche trasformazione, ma in questi anni non ha, io ho assistito a pochissimi casi in cui dai progetti si è passati poi a delle nuove politiche ordinarie. La caduta nell'ordinarietà in realtà è la grande sfida che oggi abbiamo e che Valeria ha già disegnato, e questo è un po' anche il filo conduttore del ragionamento di oggi. Siamo tutti ben consapevoli della vita che stiamo conducendo, che ci troviamo di fronte a nuovi scenari, che significa però sostanzialmente nuove sfide. E per affrontare le sfide, dalle indicazioni che sono giunte da Appver, serve condividere visioni, ma anche condividere il come si costruiscono le competenze, quali sono le competenze prioritarie verso cui muoversi. E mi sembra che tra le competenze
la questione fondamentale che da APVER è emersa, per come io l'ho vista e per il, diciamo, la costruzione che è stata fatta, è l'indispensabilità della reciprocità nei processi di apprendimento, ovvero sia il fatto che tutti i soggetti in campo hanno diritto di parola, ma il diritto di parola è, non è la sommatoria dei diritti di parola, è la possibilità di, se mi passate la terminologia non accademica, di metter bocca negli orticelli degli altri, cioè quindi quello di interloquire, facendosi anche carico dei problemi degli altri, perché la prima fondamentale dimensione del dialogo è quella appunto di farsi carico del punto di vista di chi ci sta ascoltando. E per questo Claudia Galetta ha insistito molto sul tema della coevoluzione nei processi di apprendimento, e quindi non è una giusta posizione, un affastellamento di nuove conoscenze. Il tema di questo dibattito è sostanzialmente quello del individuare e colmare le inadeguatezze o scollamenti da cui si è partito e che si sono registrati in questi anni di lavoro collettivo. Io avevo anche approfondito, diciamo, volevo anche presentarvi alcuni dati sulla situazione piemontese e torinese in particolare, che emergono da una recente ricerca pubblicata da Caritas e Legambiente Insieme su territori civili, ma visti i tempi stretti vi risparmio i dati, dico soltanto che vi consiglio di andarla a vedere, la trovate sui siti sia di Caritas che di Legambiente, perché ha il pregio in modo molto sintetico di fotografare la situazione ad oggi, quindi il contesto in cui ci muoviamo, e dico solo questo, che la prima riga dello scheda che riguarda il Piemonte inizia con questa affermazione, che il Piemonte si muove sul filo della riconversione green, e quindi non è, ora sia Caritas e APVER, scusate, Legambiente non sapevano nulla di APVER, sicuramente le persone che si sono occupate di quel rapporto, però in realtà c'è una convergenza strategica, direi, verso questa dimensione, cioè sulle possibilità della riconversione green che tenga conto delle criticità ambientali, delle opportunità che ci sono, ma anche delle spinte e delle risorse che sono in campo. Per esempio il Piemonte è tra le regioni in Italia quella che presenta tra le più alte incidenze di istruzione superiore, la media più alta della media nazionale di laureati, quindi ha al suo arco una serie di frecce che può giocare. Detto questo, io che raccomandandomi e chiedendo umilmente di tenersi ai tempi che sono stati stabiliti, che in realtà sono tempi da Parlamento europeo, molto molto stretti, sono molto stringati, vi chiediamo di stare nei 3 minuti e do la parola subito al dottor Sergio Blazina dell'ufficio scolastico, direttore dirigente tecnico dell'ufficio scolastico regionale, chiedendo se è possibile un approfondimento su quali sono, dal suo punto di vista, rispetto anche a quello che lui ha visto dell'esperienza di APVER, gli spazi che si stanno aprendo. Sappiamo tutti che sulla carta e nella legge esiste una legge che parla di curriculum locale, che però se utilizzato oggi non è stato certo utilizzato nella prospettiva con cui era stato definito nel 1998, e quali sono le modalità in cui questa reciprocità nei processi di apprendimento si può costruire. A lei la parola, dottor Blazina. Buongiorno a tutti, saluto e ringrazio per l'invito a questa giornata che è importante alla fine di un lungo percorso che è iniziato nel 2017 e oggi è un giorno di chiusura, ma è molto bello che si parli soprattutto di continuità rispetto a un progetto che l'USR ha seguito sin dall'inizio, supportando e anche
offrendo consulenza costante. Direi che vincente poi in questo progetto è stato proprio il modo di lavorare, un metodo condiviso, collettivo, attraverso cui è avvenuta una collaborazione ottima, direi, anche negli esiti finali, perché ci sono degli esiti preziosi anche documentati sul sito di Abwehr, che sono il sussidiario già citato, dei materiali di formazione per gli insegnanti, molto interessanti, sia quelli sulla FAD, sia quelli di formazione degli adulti, e per rispondere proprio alla domanda del moderatore, anche un bel documento molto ampio, più di 100 pagine, che è dedicato alle curvature. Direi che qui l'autonomia scolastica è chiamata in causa non tanto nella modalità di utilizzo della quota di autonomia del 20% per andare a modificare i quadri orari e le discipline, quanto piuttosto per integrare, curvare appunto le discipline e anche collegarle in dimensione interdisciplinare. La curvatura dei curriculi sia sul primo sia sul secondo ciclo è, direi, la ricetta vincente che anche nella sperimentazione a scuola che si è attuata è apparsa in questi anni di lavoro. Io ho sentito nella prima parte del dibattito che sicuramente il modello Abwehr ha avuto una, direi, promozione a livello strategico. Ne ha parlato la rappresentante del Ministero dell'Ambiente, e poi il modello Abwehr rientra nella strategia regionale, nell'agenda di città metropolitana. Ma io vorrei richiamare l'importanza in questa giornata della dimensione orizzontale della diffusione. Il fatto che questo modello sia promosso a livello strategico è sicuramente un'ottima cosa, e d'altronde noi abbiamo oggi un contesto diverso da quello del 2017, l'anno in cui abbiamo iniziato, perché c'è una sensibilità rispetto ai temi ambientali, ci sono anche molte risorse che verranno convogliate su questa area, e dunque il contesto è assolutamente favorevole. Ma se noi abbiamo a cura il nostro territorio, penso che sia importante allargare, diffondere proprio l'applicazione delle esperienze in ambito territoriale, nelle scuole del territorio. E questo vuol dire compiere, per usare un termine da linguaggio epidemiologico, uno spillover che vada oltre, diciamo, l'enclave pinerolese e coinvolga altri territori, perché le esperienze che si sono sviluppate sono state veramente belle, significative, ricchissime, anche con un'ottima documentazione. Quindi è fondamentale che si riesca ad allargare il campo, e io credo che lo si possa fare, certo, attraverso la formazione, ma noi sappiamo che la formazione rischia poi di non avere un feedback, un riscontro certo, perché si formano gli insegnanti ma non sappiamo poi cosa accade concretamente nel quotidiano delle classi. Quello che può essere utile è costruire delle comunità di pratica territoriali in cui i formatori, gli esperti che noi abbiamo a disposizione attraverso tutto il lavoro di Abwehr, si mescolino con gli insegnanti, che potrebbero essere divisi poi nei due gradi di istruzione, per sviluppare dei percorsi di ricercazione sui temi della sostenibilità. Questa, direi, è una strada attraverso cui possiamo diciamo, operare una sana contaminazione, un allargamento del progetto per dare continuità anche orizzontale al lavoro di Abwehr. Io credo poi che su questa linea sarebbe possibile anche estendere l'individuazione delle aziende green. L'opera del sussidiario è stata proprio quella di creare dei criteri per individuare aziende che anche in una dimensione di alternanza scuola-lavoro, diciamo di PCTO,
possono essere poi dei partner delle scuole negli stage, nelle esperienze di alternanza su temi green. Ecco, anche questo allargamento territoriale potrebbe giovare non solo alle curvature dei curricula all'interno delle scuole, ma anche all'individuazione dei partner all'interno del mondo del lavoro, del mondo produttivo, che noi ci auguriamo con le scuole superiori soprattutto lavorino. E questo, diciamo, l'auspicio che farei, e penso che sia un lavoro importante, come sottolineava il moderatore, anche difficile, il più difficile a conclusione di un bel progetto, anche dargli gambe e farlo camminare su un territorio più vasto rispetto a quello in cui si è mosso in questi anni. Grazie. Grazie dottor Blazzino, io vado un po' di corsa, mi scuserete, ma non so se riusciamo ancora ad avere con noi il professor Danzero, che aveva già detto che doveva scappar via prima della fine dell'orario, e darei la parola a lui se è ancora collegato. Questi sono i brutti effetti dell'online, uno non sa se gli altri ci sono, quindi giochiamo un po' a mosca cieca. Professor Danzero, che è il vicerettore dell'Università di Torino. Danzero non c'è. Andiamo secondo la lista prevista. È un piacere di presentare il dottor Luca Galeasso di Environmental Park, che è una struttura ad azionariato pubblico che ha una sua rilevanza ormai, diciamo, storica nel territorio. E qui mi sembra che il dottor Blazzino in qualche modo le abbia passato il testimone nell'ultima parte del suo intervento, riferendosi alla possibilità di cooperazione nell'estensione dell'azione delle aziende green nei confronti anche dei processi di apprendimento, della scuola, della formazione. E il suo punto di vista mi sembra un punto di vista privilegiato. A lei la parola, sempre sì. Nei 3 minuti, se ce la fa. Va bene, ci proviamo. Grazie dell'introduzione, grazie di averci invitato a questo seminario. Sì, il nostro osservatorio è proprio un po' quello dal lato dell'innovazione. Nell'ambito della green economy, APVER si colloca ovviamente principalmente in quest'ambito. Parto con alcune brevi premesse. Le imprese, le organizzazioni, ma le imprese più precisamente, hanno capito, credo ormai molte di queste, che i tempi rapidi che la transizione verso la green economy richiedono anche grandi sforzi, e quindi sono, credo, messe già in questa logica. Hanno anche capito l'importanza dell'innovazione come leva competitiva. È un dato che forse ho già citato, che proprio da una ricerca di IRES è emerso che le aziende che hanno partecipato a processi di innovazione nell'ambito dei poli di innovazione regionali, che ovviamente rappresentano solo una fetta di coloro che fanno innovazione, hanno avuto fatturati maggiori del 7% rispetto ad altri. Questo è un dato che credo sia significativo. L'altra premessa è che le imprese hanno anche capito l'importanza di aprirsi al territorio nel fare innovazione. Si parla tanto di open innovation. L'open innovation forse è un esempio di, appunto, come le aziende, le imprese possono lavorare con attori nuovi. Molta innovazione è venuta anche da percorsi che hanno coinvolto studenti, ad esempio in project work, laboratori, workshop, cosiddetti hackathon, anche noi ospitiamo anche noi presso il bar ogni anno. Questi sono esempi, secondo me, interessanti proprio di apertura al territorio, quindi di come questo possa essere un elemento importante su cui lavorare. E da ultimo, molte imprese hanno anche capito l'importanza di fare di questa apertura al territorio un aspetto di responsabilità sociale
da comunicare. E questo credo sia un'altra leva importante da tenere presente. E tutto questo credo rappresenti appunto una premessa da cui partire, che il progetto APVER ha accolto molto bene, iniziando a parlare proprio di sistema territoriale. Definizione che ritengo veramente particolarmente calzante da questo punto di vista. Quali sono, che interessi hanno le imprese che vogliono innovare da questo punto di vista? Ovviamente è stato detto disporre di competenze, ma competenze non tanto specialistiche quanto credo competenze in grado di governare l'innovazione, no? Questo è un po' il termine che si utilizza spesso, e cioè capire i processi delle aziende, il contesto in cui le aziende si muovono e le opportunità che possono venire da fare innovazione per rispondere a una domanda di innovazione che viene dalla società, dai consumatori, da quelli che sono i potenziali clienti. E dall'altro creare una collaborazione costruttiva col mondo dell'istruzione e col mondo della formazione, in una logica proprio di reciproco miglioramento. Questo credo sia un po' la logica in cui va vista la collaborazione tra il mondo della formazione e il mondo delle organizzazioni green. Tra le domande, un invito era quello di riflettere sullo scollamento. Quindi io credo che se c'è oggi, forse soprattutto più sui tempi, l'innovazione ha dei tempi molto rapidi e chiaramente il sistema dell'istruzione e della formazione forse fa difficoltà da questo punto di vista, dei tempi che non sono esattamente questi, no? Quindi forse lo scollamento in questo momento è più su questo aspetto che non su altri. Chiudo. Quale ruolo possono giocare le imprese, come possono mettersi in gioco da questo punto di vista? Ma io penso che il progetto APVER ha dimostrato che ci sono aziende sensibili che sono disponibili a diventare veri e propri partner formativi, no? delle istituzioni e delle organizzazioni che fanno istruzione e formazione. Su questo, partner formativi vuol dire parte attiva, ad esempio, in percorsi di apprendimento, di alternanza scuola-lavoro, dove in Italia, anche qui ho letto alcuni dati, siamo ancora indietro rispetto a quello che è la media europea di studenti che partecipano sotto una certa età a percorsi di questo tipo, che permettono dal punto di vista dell'impresa di conoscere anticipatamente la realtà aziendale e quindi acquisire prima dell'uscita dei percorsi formativi, delle conoscenze che sono anche conoscenze trasversali, quindi non solo competenze tecniche, ma competenze che più ampie, competenze che riguardano, questo è un altro aspetto importante, una diversa visione. Cioè le imprese credo possano trasferire in questo modo una cultura che è una cultura di capacità di leggere i cambiamenti, come dicevo sono cambiamenti rapidi, trasferire il senso della dimensione della sostenibilità ambientale come dimensione importante e trasversale, dando senso a parole che sentiamo spesso come decarbonizzazione, transizione energetica, cominciare a farla cogliere davvero per quello che è nelle sue opportunità anche rispetto al mondo del lavoro, al mondo dell'economia. Un'idea potrebbe essere da questo punto di vista, davvero l'ultima cosa a cui faccio un cenno, perché non creare ad esempio un catalogo di imprese formative, cioè imprese che in qualche modo hanno dimostrato volontà e capacità di partecipare a percorsi di questo tipo e che quindi potrebbe dare un ritorno anche a chi dal punto di vista dell'organizzazione dimostra di volersi impegnare in questo tipo di percorsi. Chiudo e ringrazio. Sì, grazie, mi scusi per la pressione, avrei due cose da dire, ma le dico dopo perché spero ci sia ancora il professor Dansero collegato. Se mi date un segnale d'esistenza in vita, riesco a... Ci siamo?
Ci siamo, ci siamo. Scuso per la tempistica, professor Lidio Danzero, che immagino tutti quanti conosciate, che è vicerettore dell'Università di Torino, nonché con delega alla sostenibilità ambientale. I temi li ha già sentiti, non ho bisogno di aggiungere altro, se non una cosa che diceva adesso il dottor Galeazzo, che è particolarmente significativa, che quando parlava di governare l'innovazione, dice l'innovazione oggi ha tempi molto rapidi. Questa è la velocità del cambiamento, sembra un po' o la potenza della tecnologia oggi o la condanna, se la vediamo in termini di modifica delle mentalità. La scuola ha tempi lenti, perché l'apprendimento ha per sua natura tempi lenti e non si risolve semplicemente aggiornando i contenuti, come diceva appunto Claudia Galetto nella sua introduzione. Vista dal punto di vista dell'università, questa contraddizione, questo scollamento nei tempi tra la velocità del cambiamento delle tecnologie e la lentezza dell'apprendimento, come la vede? Grazie, innanzitutto complimenti, ho seguito tutti gli interessantissimi interventi. La questione è cruciale non solo da oggi, diciamo già da tempo, perché diciamo, i processi di innovazione sono sempre più rapidi, ma ormai da 30 anni, ma l'accelerazione è costante. E come università la sentiamo, la viviamo particolarmente questa contraddizione, perché le università sono enti che si occupano di ricerca, di formazione, della cosiddetta terza missione, e quindi sulla parte della formazione di fatto viviamo anche noi le stesse diciamo difficoltà che vive il mondo della scuola in modo un po' diverso. L'autonomia dell'università è forse un po' maggiore, comunque anche all'interno dell'università i tempi di intervento sulla formazione sono lunghi. E anche stimolati da APVER, devo dire, quindi questo è un ringraziamento al progetto e dal lavoro con la rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile di cui facciamo parte. Per esempio come l'Università di Torino adesso abbiamo avviato un lavoro interno proprio sull'educazione e sulla formazione per lo sviluppo sostenibile, tenendo conto di tutti i colleghi e le competenze che abbiamo su questi ambiti, nel senso che dentro l'università ovviamente sono tutte le discipline, ma poi in particolare all'Università di Torino sono coloro che si occupano squisitamente di formazione e si occupano di formare i formatori ai diversi livelli. E quindi questo lavoro che anche noi abbiamo iniziato a fare, ripeto, stimolati da APVER, è molto importante, e il fatto che APVER ci offre un'opportunità importante da questo punto di vista. Però appunto la viviamo molto perché il mondo della ricerca è stimolato, deve tenersi anch'esso agganciato all'innovazione costante. In alcuni casi la ricerca diciamo accademica riesce a anticipare, in tanti casi anch'essa deve inseguire, perché la ricerca si fa dentro l'università, ma si fa in centri di ricerca privati, dipende molto dai vari ambiti. Questo problema abbiamo noi, ce l'ha anche e forse ancora di più il Politecnico di Torino, dove la parte di ricerca applicata è più in proporzione più consistente che rispetto all'università. Anche se poi dobbiamo anche tenere conto di questo, che proprio perché il processo di cambiamento richiesto alle innovazioni è così rapido, e bisogna anche stare attenti che noi quando impostiamo un processo formativo cerchiamo di rispondere a un bisogno del presente, poi quando abbiamo concluso un processo formativo, abbiamo formato una persona, magari il bisogno è già cambiato, quindi anche questo bisogna trovare il giusto modo per tenersi agganciati alle trasformazioni richieste dalle innovazioni tecnologiche, ma anche tenere conto che proprio perché l'innovazione tecnologica muta così rapidamente, insomma,
occorre capire come fare. Questo ovviamente in tutti gli ambiti, perché pensiamo nell'ambito medico, sanitario, cioè pensiamo a come è cambiato, cioè è continuamente legato a tutto il campo biomedicale, dell'ingegneria biomedica, cioè come cambiano i macchinari, come cambiano il modo di fare le analisi, come cambiano, lo vediamo adesso con la fase della pandemia, no? I tempi con cui, al di là di tutte le polemiche e dubbi che ci sono, i tempi con cui si è arrivati a preparare i vaccini sono incommensurabilmente più rapidi di quelli che si potevano pensare ma già soltanto 5, 6 o 10 anni fa, ecco. Stessa cosa riguarda la ricerca in campo agronomico, per esempio, davvero in tutti gli ambiti, anche nei collegamenti tra le scienze umane e le scienze sociali e le scienze, i saperi tecnico-scientifici, tra l'altro cosa che stiamo cercando di fare anche, per esempio, a Torino, con una maggiore collaborazione ulteriore tra università e Politecnico, proprio per tenere assieme questi aspetti. Non so se ho risposto alla sua domanda, che comunque è molto importante e è una domanda non da poco, ecco, quindi. Forse deve attivare il microfono. Perché io chiederei di non spegnermi il microfono, se possibile. Sì, è entrato nel merito della questione, ovviamente, a cui mi viene, però mi ha sollecitato anche una piccola aggiunta, che le forme mentali sono tanto importanti quanto le tecnologie, forse anche di più, perché poi alla fine sono le menti che gestiscono le tecnologie, se mi passa questa pessima frase. Ma lo vediamo anche nell'attuale pandemia. Se la forma mentis della classe dirigente mondiale fosse stata orientata alla prevenzione piuttosto che all'ottenimento di risultati nel breve e brevissimo periodo, probabilmente saremmo stati più attrezzati e forse le ricerche fatte sul vaccino per il COVID-SARS-1 sarebbero state messe in campo ancora più rapidamente di quanto non siano state messe in campo, perché è evidente in questa ricerca del vaccino che si è utilizzato quanto fatto parzialmente dalle industrie farmaceutiche prima e poi non portato a compimento perché il rischio epidemico a quel punto era stato superato. Questa è una mia lettura personale, lo ammetto, un po' malevola, ma insomma, come diceva qualcuno, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. E detto questo, passerei, la ringrazio intanto perché è riuscito anche a stare con noi oltre il tempo che ci aveva grazie a voi rassicurato, e darei la parola al direttore di Conf Cooperative Piemonte, il Domenico Sorasio, e qui mi sembra che esca una domanda dalle cose che abbiamo parlato finora sostanzialmente dell'offerta formativa e di quindi come l'offerta si modifica al modificarsi del contesto, ma c'è anche un problema della domanda formativa e della capacità dei soggetti in campo di fare le domande formative che non siano esclusivamente domande orientate all'acquisizione di abilità finali. L'esperienza del mondo sociale, delle cooperative, da questo punto di vista è particolarmente, credo, illuminante e significativo. Sperando che il dottor Sorasio ci sia. Mentre cercano il dottor Sorasio, perché l'online, come diceva Vittorio, ci crea qualche problema. Ne approfitto per segnalarvi che, fuori tema, ma giusto per occupare un attimo, Claudia Galetto vi ha segnalato nella chat un'opportunità formativa molto interessante, a cui bisogna iscriversi se non è entro la metà di gennaio. Vi ha messo un link. È un'opportunità formativa che è stata costruita proprio anche a partire da quella che è stata l'esperienza APVER. Quindi
insomma, invito, visto che ci sono state alcune richieste in questo senso, anche a andare a vedere questo elemento, e trovate il link in chat. Magari se la regia ci dice se... Sì. Allora, stiamo cercando Sorasio per tutta Torino, ma al momento non risponde. Credo che tocchi allora adesso al direttore della Fondazione ITS Energia, il dottor Giampiero Monetti, che spero sia con noi. Beh, se volete io posso anche parlare così, momento, però non so quanto sia piacevole da ascoltare. La dottoressa Paola Barbero, non so se è collegata con noi. Allora, Monetti ci scrive che non riesce a farsi sentire, quindi se la regia riesce a dargli una mano... Anche Domenico Sorasio mi scrive che c'è, quindi credo che la regia ci debba aiutare, perché io sto seguendo su WhatsApp e entrambi mi dicono di esserci. Io nel frattempo riprendo però un ragionamento che sta un po' dietro le quinte della nostra, delle cose che stanno emergendo oggi, a proposito di tempi veloci del cambiamento. Oggi ci troviamo di fronte a un contesto impensabile pochi mesi fa, non solo per la pandemia, ma se pensiamo alle risorse del recovery plan, questo cambia radicalmente le regole del gioco, nel senso che la gestione delle risorse va in tutt'altra direzione. E mentre fino a 10 mesi fa eravamo abituati nel clima dell'austerity che le risorse pubbliche erano il problema e il vincolo, oggi ci troviamo improvvisamente di fronte a un eccesso, direi quasi un eccesso di risorse possibili. Incastonare in tutto ciò il ruolo della formazione, dell'apprendimento coevolutivo e dell'educazione non sarà facile. Già dalla prima versione la bozza che è andata al Consiglio dei Ministri abbiamo visto, si vede come la parte sull'istruzione insieme alla sanità sia la cenerentola di quell'impianto. Questo non depone bene a favore di un impianto che vada non tanto verso il green, ma verso complessivamente una sostenibilità di medio periodo. E io non so se questo è un tema, lo lancio qui, come occasione di riflessione, poi avremo modo di tornarci, però sicuramente in tutti i ragionamenti anche che faceva Claudia Galetto nel suo intervento c'è un filo conduttore, che non riusciamo ad avere una green economy senza una green society, senza una società che di quella mentalità sia consapevole e che condivida quelle finalità. Questa è la grande sfida e il grande ruolo della scuola nel costruire, da scuola e della formazione, costruire green society dentro attraverso delle competenze che rispondano alle esigenze non immediate ma di medio periodo della green economy. Detto questo, però, siccome oggi non toccava a me fare il relatore, ma io devo solo fare da connettore, se fosse qualcuno delle persone che erano... No, il problema è che a quel che capisco ci sono tutti, ma c'è qualche problema di connessione dalla regia. Io non so se sia possibile, ma forse suggerirei alla regia di provare a contattarli. Avevamo, oltre a questi due, forse altri due nomi, e se magari riusciamo a provare a metterli tutti o chi c'è, così almeno Vittorio riesce a dialogare con chi riesce a connettersi. Sì, noi ci togliamo anche. Sì, piuttosto ci togliamo Claudia e io e lasciamo lo spazio a chi riesce appunto a connettersi. Poi Vittorio ci può intrattenere
a lungo, però visto che avevamo... Se mi scateno è pericoloso. No, più che altro che mi dispiace nei confronti di chi aveva piacere anche di prendere la parola, che ci sia appunto qualche problema. Ecco, intanto è arrivata Paola Barbero dell'Unione Industriale. Ciao. Ciao Paola. Buonasera. Sì. Direi allora di entrare immediatamente nel merito su una questione, spero che lei abbia seguito. Sì, certo. Fino ad oggi si è posta, che ci siamo un po', ci siamo concentrati molto sul cambiamento dell'offerta formativa, però c'è anche un problema della domanda formativa da parte delle imprese e del settore produttivo. Questo credo sia uno tra i nodi da affrontare per andare verso il superamento di quello scollamento di cui parlava Claudia Galetta all'inizio. Paola Barbero è la responsabile dell'ufficio scuola università dell'Unione Industriali di Torino, e lei la parola, e grazie. Anche qui purtroppo nel frattempo abbiamo perso due interventi, ma non abbiamo guadagnato tempo perché ci siamo persi. Un disastro. E quindi se anche per lei ci sono purtroppo i soliti 3 minuti, grazie mille. Sì, cercherò di essere brevissima e di parlare però anche su di quello di cui io sono capace a parlare, nel senso di quello di cui mi occupo. Sicuramente le imprese, il sistema delle imprese sta facendo uno sforzo di trasformazione, almeno noi lo vediamo nell'attenzione che le nostre associate mediamente riservano oggi come oggi a questo aspetto. Sempre di più ci sono iniziative su questi argomenti, ricerca di formazione, ricerca di ragazzi, di laureati che abbiano questo tipo di competenze. Direi che il tessuto produttivo è in cammino verso questo traguardo. Io però vorrei specificare come, secondo la mia esperienza, l'esperienza dell'ufficio scuola dell'Unione, si potrebbe fare per mettere in connessione i ragazzi, gli studenti col mondo del lavoro in una prospettiva green. Allora, qui ci abbiamo 3 strumenti. Uno è già stato citato più volte ed è quello della curvatura dei curricula. E poi ce ne sono altri 2. Uno è l'alternanza scuola-lavoro e il terzo è quello che è appena stato messo a punto l'anno scorso con la legge del 2019 sull'educazione civica, che prevede 33 ore l'anno su ogni ordine di scuola. E uno dei 3 argomenti che dovrebbero essere affrontati è proprio quello dell'educazione ambientale. Quindi questi sono i 3 mattoni che noi abbiamo a disposizione per formare i ragazzi su competenze green in connessione al mondo del lavoro. Questi sono i 3 strumenti che ovviamente possiamo poi combinare come se fossero pezzi di Lego in modo diverso. Veniamo a questi gli strumenti, veniamo al merito. Secondo me il merito deve guardare a 2 aspetti. Uno, che è stata anche una caratteristica, credo la migliore, una delle migliori di APVER, che è l'intersettorialità, e l'altra è la trasversalità. Cosa voglio dire? Intersettorialità, io penso che sarebbe molto utile costruire, ma a livello territoriale, in modo che questa offerta non riguardi una scuola o alcune scuole, ma riguardi il territorio, definire dei percorsi formativi tra scuola e lavoro a diversi livelli, da quelli più semplici delle medie inferiori a quelli più complessi di quelle superiori, dove in una visione green fare percorsi di filiera produttiva, che partano dall'agricoltura al manufatturiero, la distribuzione e infine le infrastrutture e il territorio. Io credo che costruire percorsi formativi, scuola-lavoro, in una logica di filiera che da un settore, dal primario, vadano
dagli altri settori, potrebbe far capire molto bene ai ragazzi quali sono le trasformazioni in atto nel mondo produttivo, sia di prodotti che di servizi, le trasformazioni in atto in senso green. La trasversalità invece è un aspetto di mentalità che è stato più volte toccato in questo incontro e che noi come Unione Industriale sono più di 10 anni che coltiviamo attraverso la Lean Education, che è un'iniziativa a cui aderiscono 30 scuole di Torino. Abbiamo aperto anche alle scuole medie inferiori e alle elementari. Perché? Perché noi crediamo che la Lean sia, cioè la Lean è sempre di più l'insieme di principi organizzativi adottati dalle imprese ed è un insieme di principi che dal manufatturiero automobilistico oramai si è esteso anche alla pubblica amministrazione, agli ospedali, alle ferrovie, al mondo dei servizi. E ci sono due principi della Lean che assolutamente si sposano con gli obiettivi green. Uno è la lotta agli sprechi. Allora, la lotta agli sprechi vuol dire lo spreco di energia, lo spreco di materiali che produce eccesso di sfidi. La lotta agli sprechi è veramente un centro importantissimo per formare i ragazzi in senso green nel mondo produttivo. L'altro principio della Lean, che assolutamente si adegua alla green economy e alla green education, è quello del miglioramento continuo, che noi intendiamo sempre nel senso qualitativo, no? Miglioramento continuo dei prodotti. E invece, secondo me, è assolutamente applicabile ovviamente anche in una prospettiva green, un miglioramento continuo negli aspetti green, cioè affinare sempre di più l'organizzazione, la tecnologia e i materiali, non dimentichiamoci, perché i materiali sono un aspetto fondamentale della rivoluzione verde, affinarli sempre di più in un miglioramento che non deve avere fine, cioè il miglioramento verso il green, come qualsiasi concetto di miglioramento, non ha un termine, come diciamo ci viene in mente se parliamo di qualità totale, tu pensi ad una qualità che a un certo punto arriva ad una sua totalità. No, è un concetto continuativo che non deve mai fermarsi. E così io penso debba essere l'atteggiamento verso il green in genere e tanto più nel un concetto green applicato alla produzione. Quindi queste mi sembrano le due strade educative tra scuola e lavoro, ma anche tra università e lavoro, che noi possiamo percorrere. E se riuscissimo, l'Unione Industriale ha fatto toccato tanti di questi argomenti in questi anni, dall'energia al risparmio energetico, le nuove fonti energetiche, appunto alla Lean, all'evoluzione tecnologica delle aziende. E l'abbiamo fatto con i ragazzi. Quello che non siamo mai ancora riusciti a fare è mettere in collegamento tutto questo. Questo è il passaggio successivo che secondo me dobbiamo riuscire a fare. Se posso... Spero di essere stata nei tempi. Sì, perfetto. Se posso raccogliere il suggerimento finale, diciamo che questa è una buona indicazione di lavoro per Appver ed è anche molto stimolante questa idea che il miglioramento verso il green è una semiretta e quindi prosegue all'infinito, certo. Anche perché cambieranno i contesti e cambieranno le emergenze di volta in volta e si affineranno anche le tecnologie. Io la ringrazio molto anche perché insomma un po' stressante questa dinamica di oggi e per essere riuscita a stare nei tempi e io adesso aspetto con non so chi la regia chi mi propone, ecco, penso sia la professoressa Giulia Sonetti se non vado errato, del Green Team Management del Politecnico di Torino, spero che anche lei abbia potuto in qualche modo seguire la discussione e di nuovo dal punto di vista
universitario e soprattutto dal punto di vista di un politecnico, ci sono un po' di questioni che vanno tenute insieme, soprattutto questo nodo che viene riproposto fin dal primo intervento del dottor Blanzina tra competenze, costruzione di mentalità e conoscenze professionali, professionalizzanti. A lei la parola, sempre nella compreghiera di stare nei 3 minuti. Certo. No, ho sentito, a proposito di parole chiave che hanno risuonato in me, dei temi che forse non sono stati pronunciati in questo modo, ma come ci insegna anche Georges Bonbiot, sono le parole che poi cambiano la realtà e le parole che usiamo sono importanti. Quindi il tema, per esempio, che lei adesso stava esponendo, quello delle competenze, è un tema spinoso, perché questa è, diciamo, una lista dei desideri, no? Abbiamo detto che bisognerebbe essere più aperti, il cambio di mentalità e questo paradigm shift dovrebbe richiedere una nuova percezione della realtà, multiculturalismo, per dirla la Bruno Latour. Ma quando poi, faccio un esempio, ho invitato una, io faccio parte della RUS Education, quindi del gruppo della rete italiana delle università per la sostenibilità che si occupa dell'educazione. E quando poi ho invitato qui al Politecnico una filosofa a parlare di epistemologia della transdisciplinarità, che un po' credo sia uno dei primi passi per cercare di rifondare i saperi e le competenze, non solo qui al Politecnico, ma un po' dovunque, perché siamo immersi in un paradigma figlio dell'antropocentrismo tutto occidentale, quindi c'è bisogno di una ristrutturazione proprio dei saperi. Si chiama epistemologia, i filosofi la sanno fare benissimo, ma appunto mi è stato detto che questa filosofa non aveva delle competenze accertate per poter parlare di queste cose agli studenti, e quindi mi sono resa conto sulla mia pelle che è dura scalfire la mentalità e la cultura non solo delle persone che stanno apprendendo adesso, ma soprattutto degli educatori che sono chiamati a cambiare completamente punto di vista. Giusto per citare un famoso testo di Morton che si chiama Ecology Without Nature, Morton appunto ha sostenuto, sulla scia di una riflessione iniziata già da Harman, che la natura, che il concetto di natura non sia naturale. L'idea semplice, anche se disarmante per tutta la retorica di questo naturalismo filosofico, è che una qualsiasi critica ecologica debba essere ripulita dalla nozione natura e civiltà. Già il modo in cui noi nel Politecnico chiamiamo la natura come capitale naturale implica il fatto che noi vediamo, ci sentiamo a parte, ci sentiamo padroni, ci sentiamo potenti, e già, diciamo, questo cambio di paradigma, cioè renderci consapevoli di una nuova ontologia dell'essere umano, è sicuramente una sfida importante, ma sicuramente da accogliere in questo periodo di cambiamento. Come ha detto la professoressa Galletto, è una grande opportunità questa della crisi, che offre mille strade, mille prospettive. Forse quella della transdisciplinarietà e della complessità è sicuramente la più entusiasmante. Direi super rapida. Peccato che ha toccato un argomento che per me è particolarmente coinvolgente, perché la questione della filosofia io personalmente ho sempre ritenuto che farebbe bene fare filosofia, non storia della filosofia, ma fare filosofia pure agli studi tecnici e professionali, perché sì, ti dà delle chiavi di lettura che poi ti aiutano anche a saper gestire i tuoi diritti di cittadinanza, non soltanto quelli dell'accesso al lavoro. E diciamo che questo apre un altro capitolo. Chiediamo a Claudia Galetto di fare un ulteriore sforzo, un altro paragrafo alla sua relazione di sintesi, ma che è anche la piattaforma su cui proseguire. Però mi sembra che questo intreccio che Claudia Galetto nella sua relazione definiva come coscienza dell'inadeguatezza e scollamento sia un po' il tema centrale su cui oggi ci siamo rapidamente
confrontate, che probabilmente sarà al centro della prosecuzione del percorso che fa seguito ad AppVer, di cui Valeria Veglia continua ad essere la grande regista, che è molto, molto stimolante. Ripeto, noi ci troviamo di fronte a una grande sfida, che è quella di avere a disposizione 209 miliardi nei prossimi 4 anni da impiegare. E senza una buona filosofia quei 209 miliardi non si riescono a impiegare bene. Se qualcuno si è letto l'attuale bozza, vede che è una bozza molto tecnocratica, in cui c'è una sequenza di misure tecniche, anche green, quindi anche giuste da questo punto di vista, ma una grande sottovalutazione dell'infrastrutturazione sociale e culturale che deve stare alla base di quelle tecnologie, per cui rischiamo che siano tecnologie che poi si applicano, che una volta messe a terra nella realtà finiscono per aumentare i divari, le disuguaglianze e la crisi sociale che oggi, diciamo, è più trasparente di un anno fa. Io non voglio fare le conclusioni di questa seconda parte del lavoro, abbiamo provato a segnalare mano a mano che andavamo avanti un po' i punti caldi, una mappa concettuale di cui tener conto anche per la prosecuzione, spero che questo sia stato utile per chi ci ha seguito. Mi dispiace che abbiamo dovuto fare a meno per motivi tecnici di 3 persone che erano previste, che la dottoressa Fumagalli di Coldiretti, il dottor Sorasio della Conf Cooperative e il dottor Monetti della Fondazione ITS Energia. Vittorio, scusami se ti interrompo, credo che su Monetti e Sorasio ci sia ancora qualche tentativo in corso da parte della regia, perché c'è solo qualche problema tecnico, ma le persone ci sono. Però non ti fermo, nel senso che se hai voglia di cominciare a fare sintesi di cosa abbiamo detto fin qua, se nel frattempo loro riescono a collegarli, poi ovviamente gli diamo la parola, giusto perché mi sembra corretto. Scusami se ti ho interrotto. No, figurati, hai fatto bene. Io spero che possano intervenire, anche se ormai la presenza delle persone continua a essere abbastanza costante, quindi ringraziamo anche di questo. Evidentemente è un problema di grande attualità quello su cui ci stiamo confrontando, e io ultimamente uso un'immagine che è molto brutta, ma credo che sia molto efficace. Noi dobbiamo riuscire a mettere in pratica una sorta di strabismo virtuoso, avere un occhio sulla messa a terra oggi delle questioni e un occhio invece sulla strategia, sul dove andiamo a parare e in quale direzione, perché se non abbiamo la consapevolezza della visione, anche la messa a terra rischia di essere di corto respiro. Abbiamo visto, che ci ha detto il dottor Blazina, che le questioni della curvatura dei profili e dei curricula può essere uno strumento da applicare, che AppVer ha sperimentato, ma soprattutto credo che sia importante sviluppare quella dimensione di ricerca-azione di cui lui ha parlato all'interno delle comunità di pratiche territoriali, perché la ricerca-azione significa partire con la disponibilità mentale a rimettere in discussione le cose che già stiamo facendo e per discutere collettivamente in che direzione ci si debba muovere, ed è una direzione inevitabilmente marcata dall'innovazione. Sull'innovazione abbiamo, diciamo, potuto mettere a fuoco, grazie ai contributi di Galeasso, Dansero, la grande contraddizione che c'è tra la tempistica dell'innovazione tecnologica e la tempistica del cambiamento nei processi di apprendimento. Io però penso anche che questa sia una falsa contrapposizione, nel senso che forse il problema fondamentale... No, Valeria, sei senza microfono. Era la voce di Giampiero Monetti, quindi secondo me si è collegato, forse senza video perché ha un problema di browser. Sì. Giampiero? Sì, buongiorno Valeria, ciao a tutti, scusate ma i limiti...
il device a volte ci frega. Mi sentite? Sì, sì. Molto bene, chiedo scusa, mi sono inserito brutalmente così a gamba tesa. Stavo ponendo una questione che credo sia anche dentro il suo contributo, che è il problema dell'innovazione nel sistema produttivo come orizzonte dentro il quale anche la formazione si deve misurare, ma i tempi della formazione non sono oggi quelli dell'innovazione tecnologica. La abbrevio e la sintetizzo così. A lei la parola. Guardi, raccolgo subito questo invito sull'innovazione riportando la testimonianza di un imprenditore del nostro territorio, un'azienda che in periodo di pandemia ha fatto più 20% di fatturato. L'età media dell'azienda, che ha una settantina di dipendenti, è di 35 anni. Mi sentite? Sì. Ok. L'età media è di 35 anni e l'imprenditore mi dice: l'innovazione è novità, tutto nuovo. Quindi, pertanto, l'investimento su figure giovani che abbiano voglia di investire in loro stessi, in processi assolutamente, non dico sconosciuti, ma dove c'è il desiderio di buttarsi in questo aspetto di novità, sta facendo di noi un'azienda vincente che riesce a stare, come dire, in regola col mercato. Ora, non è la soluzione magica, me ne rendo conto, però sicuramente è una testimonianza che fa pensare. In aggancio a questo porto la mia breve, come dire, riflessione legata alla Fondazione ITS che rappresento. Noi, la nostra fondazione è una realtà nata da poco, 3 anni fa, 4, e ci occupiamo di formazione ITS, formazione terziaria non accademica, nell'area tecnologica dell'efficienza energetica. Quindi alta specializzazione, profili professionali che sono, come sempre, pensati, istituiti, ma che non hanno una rapida evoluzione con ciò che è l'andamento del mercato del lavoro. Ma la caratteristica dell'ITS qual è? È quella di essere la perfetta sintesi del incontro tra esigenze delle aziende e formazione, perché i nostri profili possono essere curvati man mano il percorso biennale procede. Quindi non ci sono ricette vincenti, ma ci sono modalità di lavoro che si basano su un'analisi dei fabbisogni costante, la possibilità di lavorare attraverso project work all'interno del percorso formativo. Questo ci aiuta a modellare l'attività formativa che risponde in tempo reale e non al termine del percorso biennale sulle necessità che vengono espresse dal mondo del lavoro, dalle imprese, e questa è un po' la caratteristica che sta come dire, mettendo in luce l'attività generale dell'ITS, dove siamo 104 fondazioni a livello nazionale. E molte delle cose che oggi sono emerse da Abwehr, come dire, sono perfettamente in sintonia con ciò che stiamo facendo. E infatti ritengo, proprio per il ruolo che hanno le fondazioni sui territori, noi siamo 7 fondazioni a livello regionale che operiamo su aree tecnologiche diverse, penso che l'operato di queste fondazioni, che tra l'altro sono di sistema e quindi governate dalla Regione Piemonte, possa essere, anzi debba essere, questo operato messo a frutto, una visione sistemica, anche in relazione agli possibili sviluppi che gli output di Abwehr sta generando, va bene, attraverso questo percorso di sperimentazione che l'iniziativa Alcotra ha permesso. Noi ad esempio abbiamo sviluppato una piattaforma per proprio lavorare sul mismatch che oggi è caratterizzato tra ciò che è richiesto dalle aziende e i profili professionali dei ragazzi, generando uno spin-off con Ca' Foscari di Venezia, che è diventata una startup, affinché tutti i progetti di innovazione possano essere, passatemi il termine, messi attraverso la piattaforma in una forma di digestore
va bene, ed essere indicati direttamente come progetti riferibili a sperimentazione all'interno dei percorsi dove i ragazzi vanno a lavorare nel senso attraverso casi studi, va bene, nell'approccio metodologico, ad esempio una delle metodologie utilizzate interessantissime è design thinking, e attraverso quindi un approccio metodologico codificato per andare a elaborare progetti e prototipazioni per le aziende. È un progetto che attraverso questa piattaforma che si chiama UpSkill sta avendo un grande riscontro e molto probabilmente già fin dal prossimo anno tutti i progetti ITS 4.0 che verranno proposti a livello nazionale passeranno attraverso questa piattaforma. Quindi, vado verso la conclusione, da un punto di vista metodologico, convergendo su aree, sull'area territoriale e su aree territoriali, io penso che attraverso questa visione del protagonismo trasformativo, noi potremmo andare a fare dei percorsi di accompagnamento congiunti, perché ci sono azioni assolutamente convergenti. E noi già in occasione di Io Lavoro, in un altro intervento con Claudia Galetto, ci siamo trovati perfettamente allineati, no? Attraverso la sua relazione e il progetto che abbiamo presentato insieme alla Regione. Quindi attraverso queste comunità di pratica che si stanno sollecitando, sicuramente noi potremo avere interesse e disponibilità a dare il nostro contributo come ITS. Grazie. Grazie, dottor Monetti. Mi veniva da aggiungere una questione di attualità bollente, diciamo così, perché un ITS che si occupa di energia forse è chiamato in causa anche dalla questione oggi del 110%, anche se non so se i vostri profili si occupano anche di efficienza energetica in campo edilizio, ma lì per esempio ci troviamo di fronte a un paradosso che una operazione politico-istituzionale di grande cambiamento, molto incisiva, rischia di non essere portata a termine perché mancano le competenze professionali di molte aziende edili a riuscire a far fare il salto di qualità di 2-3 categorie alla categoria energetica degli edifici su cui intervengono. Questo quindi è un tema non di poco conto, ringrazio per averlo posto, perché se ci sono esperienze positive come questa di coordinamento del tempo della formazione con quello della domanda del sistema produttivo, vuol dire che si può fare e può essere un esempio da riproporre a livello nazionale. Adesso io mi fermerei qui, chiedo a Valeria altri lumi e le lascerei comunque la parola. No, io ti confermo che temo Domenico Sorasio non riuscirà a collegarsi, lo ringraziamo comunque perché aveva dato la disponibilità, è online, ma ci sono problemi informatici. E, no, volevo lasciarti forse finire perché ti ho interrotto su Giampiero che entrava mentre forse stavi tirando le fila. Quindi se ti ho interrotto, Vittorio, e hai qualcosa ancora da aggiungere, ovviamente aggiungi. Vittorio? No, sì, ho no? capito. Non pensavo mi sentisse più, ormai ho il terrore. No. Di questa tecnologia che ci sta devastando. No, stavo facendo mento cali. Io quello che voglio dire alla fine è semplicemente da spettatore coinvolto, nel senso che ho partecipato molto alla fase iniziale di UpVer, meno nella fase finale. Oggi, diciamo, riportato dentro grazie anche alla cortesia di Valeria e di Claudia, riscontro diciamo una ricchezza di sollecitazioni a cui non era scontato si potesse arrivare, e anche un tessuto connettivo tra non solo di linguaggio ma anche di
di modalità di lavorare insieme che mi sembra un ottimo risultato e un ottimo viatico per la prosecuzione, lo dico senza, diciamo, non sto facendo complimenti gratuiti, in cui credo che davvero la parola chiave che esce fuori oggi rafforzata da questo incontro è quello della reciprocità nei processi di apprendimento, reciprocità tra percorsi che sta avviando il sistema produttivo con quelli del mondo della scuola e della formazione, e apertura di tutti i soggetti in campo a una visione della società e non solo tecnicistica della produzione green. E questo è per quel che vale, l'impressione che io ricavo da oggi. Sì, e tra l'altro, per dire una cosa forse anche un pochino banale, però l'hai già richiamata anche tu prima, credo che questa grande partecipazione comunque, come dire, ci dia, no, ci confermi, ecco, tu l'hai richiamato questo più volte, che è corretto andare avanti su questa strada, sulla definizione di questa strategia. Noi ci siamo interrogati, no, con Vittorio, con Claudia, quando abbiamo cominciato a organizzare questo dibattito, ed effettivamente ci siamo appunto chiesti, no, quanto poi effettivamente il territorio come noi sentisse questa esigenza o fosse disponibile a lavorare in questo percorso. A me sembra che anche in questo dibattito, come hai detto tu, anche Vittorio, ci siano tante idee, tante disponibilità, tanti elementi, no? Siano già emersi su cui lavorare. E tra l'altro questo è un primo dibattito, è qualcosa anche di parziale, perché comunque non era possibile ovviamente fare un ragionamento con tutti. Ovviamente quindi adesso noi lasciamo un po' decantare, anche in questo periodo natalizio, lasciamo un po' decantare tutte queste idee. Come vi ho scritto nella chat, ho recepito nella chat, abbiamo recepito tutta una serie di disponibilità, di interessi, di idee. Abbiamo ben chiaro che ovviamente, l'abbiamo detto anche all'inizio, abbiamo parlato di questa organizzazione territoriale temporanea, sappiamo bene che non è quella che dobbiamo riprodurre per il futuro, vogliamo ampliarla, dovremmo immaginarla magari con una struttura diversa, e quindi sicuramente adesso le nostre prossime fasi di lavoro saranno appunto, no, di ragionamento, di impostazione in questo contesto di cui abbiamo sentito parlare, e con appunto a partire da queste idee. Quindi abbiamo, diciamo, tracciato, no, alcune prospettive. Vi ringrazio tantissimo perché siete rimasti. Allora, vi ringrazio per tutto quello che abbiamo fatto in questi 4 anni, vi ringrazio perché oggi siete rimasti qui molto più a lungo del previsto, e soprattutto avete sopportato tutte queste problematiche tecniche, ma appunto, ahimè, l'online probabilmente ha consentito anche molte più partecipazioni, però poi ci dà qualche problema. E quindi adesso noi avviamo appunto i lavori di questo anno nell'ambito appunto di questo processo di agenda metropolitana, e quindi avremo sicuramente occasione di approfondire gli elementi appunto di cui ci siamo parlati oggi, e anche molti altri, e troveremo anche il modo per dialogare con tutti voi, dando lo spazio corretto a tutti quanti, a tutte le idee. Vedo che Domenico Sorasio, tutti state scrivendo e vi ringrazio, ma ci tengo a leggere il suo messaggio, più che altro perché appunto avrebbe dovuto a prendere la parola, in cui appunto si dispiace per l'inconveniente, ma dà ovviamente la disponibilità a proseguire. E a questo punto, con appunto una bella mezz'ora di ritardo, io vi saluterei e vi auguro ovviamente buon Natale, buone festività. Chiedo anche a Claudia se eventualmente, che adesso non la vedo più con noi, volesse rientrare eventualmente per
per una parola, ma altrimenti appunto vi lasciamo andare. Ringrazio moltissimo Vittorio per questa conduzione anche un po' faticosa, cercando di tenere tutti dentro. Se Claudia ci dà un segno in chat, magari sul fatto di voler rientrare o meno, e altrimenti appunto chiudiamo. Claudia non ci risponde, quindi facciamo l'ultima mezz'ora, è tutta solo di attese, qui attese a capire i relatori WhatsApp per vedere quali sono i problemi. A questo punto allora io vi saluto tutti e ringrazio ancora tutti quanti. Grazie mille. Ciao, grazie. Buona serata. Ecco Claudia, è arrivata Claudia. Hai il microfono chiuso? Microfono chiuso? No, volevo fare la continuazione dell'intervento che ha richiesto Vittorio, ma penso che sia un po' tardi, quindi lo preparerò per la prossima volta. Grazie a tutti. Aggiungiamo che oltre ai materiali online, anche questo pomeriggio, con tutti i suoi tempi morti per cercare i relatori, sarà disponibile. Adesso capiremo come e dove, ma comunque ci arriverete dal sito di progetto. Quindi se vorrete anche riascoltare, io per prima riascolterò alcune parti per cercare appunto di approfondire, e quindi troverete tutto online. Tempi tecnici per avere gli interventi da tutti, per avere il video. Grazie, ancora, buone feste. Grazie. A presto, arrivederci. Ciao ciao.